Bene, grazie a tutti di essere qui. Buonasera innanzitutto, grazie della vostra partecipazione. Segno che evidentemente vedere insomma Palazzo Minerva così pieno ci fa piacere, ci fa capire che naturalmente abbiamo fatto bene ad organizzare questa assemblea che evidentemente era particolarmente sentita. Io lo dico fin da subito, l'incontro di stasera credo non siano necessarie grandi premesse. Se siete qui, conoscete più o meno la vicenda, avrete di sicuro visto il volantino. Siamo qui fondamentalmente per mettere stasera al centro dell'attenzione la scienza, al centro dell'attenzione le conoscenze tecnico-scientifiche e cercare di trasmettere come le pubbliche amministrazioni, nell'esercitare il loro compito, le loro funzioni, sia decisionali che di vigilanza, debbano sempre mettere al centro dell'attenzione le conoscenze scientifiche. È un tema, secondo me, tra l'altro anche molto cruciale di questi tempi, perché spesso si confonde l'opinione qualsiasi con quella che è la conoscenza scientifica. No, pur vivendo nella società dell'informazione, per un corretto funzionamento della democrazia non possiamo confondere questi due aspetti. La nostra opinione, il nostro gusto vale uguale ciascuno, è uguale il gusto e l'opinione di ciascuno di noi, non altrettanto si può dire per la conoscenza scientifica. Questa non è altrettanto fungibile come le nostre opinioni personali, ecco. Quindi stasera cercheremo di fare una riflessione su tanti temi la più serena e pacata possibile, proprio perché la riflessione scientifica non ammette certi toni, certe esasperazioni che abbiamo visto in altri contesti, che spesso leggiamo, soprattutto negli ultimi tempi, sui social network, dove si dà un pochino troppo sfogo alla pancia e un po' meno alla testa. Ecco, stasera proveremo ad impostare questa serata in tutt'altra maniera. Perché siamo qui? Ma allora, esiste fin dagli anni 70, funziona come attività di stoccaggio il vecchio giacimento depleto potremmo tradurlo come ormai consumato ai fini della produzione, del giacimento di gas naturale di Minervio. Quindi un impianto che i minerviesi, che noi conosciamo bene, che ha avuto una lunga vicenda che non possiamo ricordare qui stasera, perché già avremo tantissime cose da dire solo concentrandoci sugli aspetti geologici di questo impianto. Figuratevi se iniziamo a fare la storia o guardare altre matrici, altre tematiche. Sforiamo abbondantemente i tempi e non riusciamo a trattare esaurientemente gli argomenti che abbiamo in agenda qui stasera. Vi dicevo, cosa è accaduto? Fondamentalmente negli ultimi anni, 2011-2012, è arrivata una proposta molto molto importante, che fra un po' vedremo più nel dettaglio naturalmente di come sto facendo adesso in questa breve introduzione, una proposta di potenziamento di questo impianto. Abbiamo fatto una grande procedura di partecipazione pubblica, che fra l'altro ha coinvolto, ci sono invece anche tante delle persone che sono qui in sala stasera, nel 2012, ed è iniziato un lungo iter autorizzativo. Assai articolato, come dire, la complessità di questo iter autorizzativo è proporzionale all'importanza e alla complessità dell'impianto stesso. Iter che non si è ancora concluso, perché manca l'autorizzazione finale che spetta, lo dico fin da subito con estrema chiarezza, al Ministero delle Attività Produttive. Si è però concluso uno step intermedio assai importante, che è la cosiddetta via sigla, che ormai sta diventando nota e più, via sta per valutazione di impatto ambientale. Ecco, quindi questo è lo stato, in estrema sintesi, amministrativo della vicenda. Da qualche mese è sorto un gruppo di cittadini che è partito da un'iniziativa che si è svolta ormai un anno fa, organizzata da un circolo anarchico qui in questa sala, che protestava contro la TAP, il famoso gasdotto di cui non parliamo assolutamente stasera, che arriva a Melendugno in Puglia. Partendo da lì è nata un'attività fondamentalmente di, adesso non voglio definirla perché dopo poi qualcuno se ne sembra male, di protesta, di richiesta di ulteriori chiarimenti, di contestazione di alcuni degli aspetti di questo progetto. Nel corso di questa legittima, perché noi, voglio dire, vediamo sempre con grande favore la partecipazione dei cittadini, ma nel corso di questa attività si sono
dette alcune frasi, si sono spiegati alcuni concetti scientificamente scorretti. Fin qui voi direte, vabbè, è solo un dibattito scientifico. No, è che alcune di queste affermazioni, ripeto, non tutte, ma alcune di queste hanno generato forte, fortissima preoccupazione. A dire il vero, ad iniziare da chi vi parla, quando ha sentito certe affermazioni. Per cui la nostra amministrazione comunale, che ripeto, pur non avendo una competenza diretta e significativa su questa procedura, perché è una procedura di competenza ministeriale, quindi è il Ministero delle Attività Produttive, parlando di un'attività di rilievo nazionale che rientra addirittura nella strategia energetica nazionale, vi dicevo, la nostra amministrazione comunale ha voluto vederci chiaro. E che cosa ha fatto? Ha deciso di muoversi nella maniera istituzionalmente più corretta. Quindi ha chiesto alle altre pubbliche amministrazioni coinvolte, che sono qui rappresentate con me stasera sul palco, come stavano le cose. Quindi alle varie amministrazioni che hanno competenze settoriali più o meno specifiche, ha chiesto un riscontro per sapere se le cose stavano davvero così come era stato detto, se questi allarmi, se queste preoccupazioni erano più o meno giustificate. Ecco. Questo è il motivo per cui ci troviamo, ma non arriviamo qui seccamente. Nel senso, ci sono stati almeno due, più un'altra serie di colloqui che non sto a ricordare, due incontri ufficiali che si sono svolti il 4 luglio e il 18 dicembre in Regione Emilia-Romagna, con le persone che vedete qui ed altri tecnici ancora che oggi e stasera non sono potuti venire, perché diventa anche molto difficile riuscire ad avere l'unica serie rappresentanti di tutte le amministrazioni. Bene, in queste occasioni sono già state date queste informazioni. Io stesso, voglio dire, privo di assoluta, di qualsiasi competenza di natura geologica, già mi sembrava al primo incontro che abbiamo fatto il 4 luglio che questi chiarimenti fossero sufficienti. È continuata un'attività che a questo punto continuava a diffondere informazioni inesatte nonostante fossero già stati dati chiarimenti tecnici. Ne è stata svolta una seconda il 18 dicembre, nonostante questo è continuata questa attività di disinformazione. Oggi va di moda parlare di fake news, adesso il termine è un po' abusato, poi forse indicherebbe anche qualche cos'altro. A questo punto io, al termine di quell'incontro, ho chiesto la gentilezza, la disponibilità a tutti i tecnici che erano stati coinvolti di venire qui di persona, a Minervio, come stiamo facendo stasera, per fornire direttamente queste spiegazioni. Questa è, in estrema sintesi, l'anima, lo spirito dell'incontro di stasera. Perché io credo qualche cosa di aver capito, qualche cosa di aver intuito, però non sono un geologo, non sono un ingegnere minerario, non ho nessuno dei titoli necessari per poter fare più che il pappagallo e ripetere quello che mi è stato spiegato. Stasera invece abbiamo la fortuna di avere, ne ringrazio assolutamente della disponibilità, i tecnici competenti per dare tutte le risposte del caso. Quindi ad esempio il dottor Martelli, posso dirti Luca, tanto per lavoro da colleghi ci diamo del tu, esiste una faglia capace a Minervio? Te lo posso chiedere, se poi dopo tu fare una presentazione lunghissima e ce lo spieghi, esiste una faglia capace a Minervio? Guarda, ti do già subito. Luca Martelli, geologo del servizio omonimo della regione Emilia-Romagna, te lo chiedo così, come dice Piraccioni nel film, ti farò una domanda precisa, aspetto una risposta precisa. Esiste una faglia capace a Minervio? Capace? No. Esiste una faglia sismogenetica a Minervio? Sulla base dei dati disponibili non direi. Benissimo, quindi potremmo già quasi andare a casa no, siamo qui, arriviamo fino in fondo. E già che te l'ho chiesto, il sisma del 2012, dato che c'è stato una, è minimamente correlato con l'attività di stoccaggio che si è svolta a Minerva negli ultimi 40 anni? No. Benissimo, beh, insomma, intanto finché abbiamo... E detto anche da una commissione internazionale. Commissione internazionale, la commissione Chiesa, 5 professori da tutto il mondo, eccetera. Dopo ne parleremo di... Ecco, quindi, finché abbiamo l'attenzione attenta, come mi sta... l'attenzione destra, abbiamo già subito, insomma, almeno chiarito questo aspetto. Poi ne avremo tanti altri, ce ne sono tante altre di cose che diremo stasera. Va bene, io a questo punto, esaurita l'introduzione, parto con la mia presentazione. Davide, fai tu o faccio io? Eccoci qua, allora,
parto in questo caso a spiegare che cosa ha fatto l'amministrazione comunale di Minervio negli ultimi circa 15 anni. Nel senso che il tema centrale del metano, centrale di stoccaggio, centrale di spinta, che sono due cose diverse, anche se per chi non ha detto ai lavori passa degli Azena e li vede come l'unico impianto, non è un tema nuovo, non è che se ne stiamo occupando da una settimana, da un mese, sono anni. E su questo, fra l'altro, è stata fatta, secondo me, anche molta comunicazione, molta informazione, che se non sempre questa è stata ricordata, riconosciuta. E la cosa non parte da quando sono sindaco io, negli ultimi 9 anni, parte ben da prima. Nel senso che il mio predecessore, Giacomino Simoni, sull'onda di un'altra vicenda che non sto a ricordare, che riguardava un movimento che si era attivato contro una proposta di un altro tipo di centrale, diciamo, sollecitato da quella vicenda, si attiva per occuparsi anche della centrale di stoccaggio di Minervio. E riesce ad ottenere, come all'epoca non era assolutamente richiesto dalla normativa, un piano di emergenza esterno. Oggi è previsto dalla direttiva di terza generazione Seveso, all'epoca non era assolutamente così. In quegli anni riesce ad esempio ad ottenere la prima compensazione ambientale della storia dell'amministrazione comunale di Minervio per un metanodotto che in questo caso non è né di SNAM né di Stogit, ma era di Edison. Anche in quel caso con una trattativa si riesce ad ottenere. Vengono poi avanzate anche alcune richieste che vengono approfondite, tipo la possibilità di sostituire le macchine di spinta endotermica, cioè che funzionano a gas metano, con macchine di energia elettrica, la possibilità di recuperare il calore, la possibilità di mettere una centralina di qualità dell'aria. E scusate se alcune delle cose le dico un po' velocemente, ma se no vi terrei qui tutta sera solo per questa introduzione, perché una delle cose che vorrei trasmettere è la mole, la quantità di lavoro che c'è dietro quello di cui stiamo parlando. Cioè, quindi, qui dietro a queste slide, non alle slide in quanto a rappresentazione grafica, al lavoro che c'è dietro, ci sono ore e ore e ore spalmate su anni di controllo, di vigilanza, di autorizzazione dell'attività della centrale. Quindi, magari questo non sempre lo raccontiamo fuori, perché sennò saremo sempre a parlare di questo, ma c'è davvero tanto, tanto lavoro, tanta attenzione, che ripeto, parte da prima. E una delle cose che si riescono ad ottenere, ad esempio, che all'epoca fu salutata con grande favore, l'Open Day. Per la prima volta i cittadini possono entrare all'interno dello stabilimento di Stogit e visitarlo in quello che è l'Open Day, che fra l'altro viene fatto da Stogit per la prima volta a Minervio. L'esperienza piace, poi viene replicato, dico copiato, replicato anche da altre parti di Italia. Una delle cose che viene avanzata però è la richiesta di avere compensazioni ambientali. Cosa significa compensazione ambientale? Significa che così come un'azienda utilizza il territorio, utilizza il nostro territorio, della nostra comunità, è giusto, secondo un principio ormai affermato da anni nella cultura ambientalista, è giusto chiedere che questa stessa azienda, così come chiede al territorio dia. Normalmente, quel discorso si fa un pochino più raffinato, se la criticità è sulla cosiddetta matrice ambientale, sull'ambiente, quello che si chiede dovrebbe andare all'ambiente stesso. Avrete visto insomma i titoli dei giornali quando parlano delle compensazioni, che so, della linea dell'alta velocità che viene utilizzata per fare campi da calcio, fare cose che non c'entrano niente con l'ambiente. Ecco, non stiamo parlando di quello, stiamo parlando di vera compensazione ambientale. Quindi la comunità di Minervio, ancora con il mio predecessore, inizia a chiedere a SNAM e Stogit: ma voi che siete qui sul nostro territorio, va bene, si sta intavolando un nuovo discorso, un nuovo dialogo, perfetto, però chiediamo che ci sia qualcosa anche per il territorio. Fondamentalmente la risposta che viene data è: bisogna aspettare una grande pratica, bisogna aspettare una grande autorizzazione nella quale ci si possa inserire e vedere di ottenere quelle compensazioni che in effetti il Comune di Minervio non aveva mai ricevuto, se non piccoli gettoni, se non alcuni mezzi usati, davvero poca roba che non vale neanche la pena di ricordare. Bene, l'occasione si presenta per l'appunto nel 2011-2012, quando arriva la proposta di potenziamento della centrale di Minervio. Allora, quando arriva questa proposta, adesso l'ordine non è quello correttissimo delle slide, perdonatemi, ma succede quando si lavora di fretta. Quando arriva questa proposta, che è un progetto estremamente complesso, sono
direi sì, all'incirca così di faldoni di carta da analizzare e studiare, l'amministrazione comunale che cosa fa? Cosa avreste fatto voi con una situazione del genere? Posto che naturalmente il comune di Mieto non ha nessuno fra i suoi tecnici, per quanto possano essere preparati nel loro lavoro, che potesse analizzare, potesse dare un contributo su questo progetto, che comunque, ripeto, è il ministero che autorizza, veniva solamente chiesto un parere di natura urbanistica al comune di Minervio. Il comune che cosa fa? Chiede un parere tecnico a tre persone diverse, vado avanti perché l'ordine. Chiede un parere tecnico a tre persone che vengono ritenuti, vuol dire, esperti tecnici che possono dare un contributo, che sono Nicola Arbaroli, che credo conosciate, che fra l'altro in quel momento avevamo da pochi, cioè da poco, già da 2 anni insignito di una benemerenza civica, a cui avevamo già chiesto un contributo sul progetto degli impianti di biomasse di Via Paglio, avevamo chiesto un'altra serie di contributi. Chiediamo un parere al dottor Chili, che è il geologo che ci stava seguendo come Comune di Ergo per altre pratiche, e chiediamo un parere al dottor Pignone, geologo della regione Emilia Romagna. Quindi a tutti quanti portiamo, salvo Pignone che ce l'aveva già per i fatti suoi, diciamo, portiamo lo studio di impatto ambientale e un'altra serie di documentazioni che qui vedete riassunto. Vi invito a notare che la prima pagina, non so se si legge, ha come titolo P uguale 1,07 P0, cioè il titolo del progetto già richiamava il concetto della sovrappressione. Nessuno dei tre a cui facciamo vedere il progetto ci pone minimamente alcuna criticità, anzi devo dire che registriamo anche un certo apprezzamento per quello che riusciamo ad ottenere e che adesso vi facciamo vedere. Naturalmente non basta i pareri tecnici, iniziamo a svolgere una, secondo me, voi giudicherete voi, un ampio percorso di partecipazione pubblica. Contattiamo chi? Contattiamo tutti i cosiddetti stakeholders, parola inglese, che vuol dire poi il portatore di interesse, cioè chi fa opinione nella nostra comunità. E sono queste persone qui. Svolgiamo 3 incontri, 26 ottobre, 27, di nuovo 27 ottobre, con 60 minerviesi. Non vi sto a leggere i nomi. Li potete leggere anche voi. Considerate che Minervio ha 6.800 abitanti. Queste sono 60 persone che vengono consultate, praticamente l'1% di tutti i minerviesi, all'1% viene mostrato il progetto, vengono mostrate le cose che fra un attimo vi faccio vedere. Scusa un attimo, perché non ci sono io che forse potevo dare un contributo? E l'ho anche chiesto a te. Io, perdonami. Luca, sei tu? Luca. No, scusami, ho le luci davanti, non ti vedo in faccia. Oh, no, ti ho visto. Non mi ricordo Luca in quel momento. Ho chiesto più volte di parlare di queste robe. No, perdonami Luca, non mi ricordo. Anche a Simone, e siccome ho le competenze, penso un pelino più di quelle persone e anche di altre, tu non mi hai mai chiamato a chiedere il mio parere qua. E io faccio consulenze tutti i giorni, da 30 anni, su questa roba in tutta Europa. Tu non mi hai mai chiamato e mi hai sempre escluso da questa discussione. Luca, mi dispiace di averti escluso, ma io Luca non mi ricordo che tu me l'avevi chiamato, ma non voglio mettere in dubbio la tua. Ti faccio presente, allora, richiamo i criteri con cui abbiamo fatto questi elenchi. Abbiamo chiamato tutte le consulte, di cui tu non mi sembra facessi parte, abbiamo chiamato gli ex amministratori pubblici, per questo ad esempio avete visto che so i nomi di Giacomino Simoni, di Andrea Giuragnoni, di tanti altri, Gianluca Dal Monte, non so, vado così a memoria. Abbiamo chiamato i presidenti di tutte le associazioni del territorio e abbiamo chiamato alcuni imprenditori locali. Questo è il criterio con cui abbiamo costituito questo elenco qui che vedete. Dopodiché, se non ti abbiamo chiamato, Luca, guarda, mi dispiace, prendo atto che tu avessi il piacere di essere consultato, però guarda, se mi lasci arrivare alla fine, vedrai che abbiamo il modo di rimediare. Vi chiedo di guardare questi nomi, e al di là della dimenticanza degli ingegnerici, se qui, in questi nomi, non vedete rappresentata la nostra comunità. Se in questi 60 nomi non ci sono, appunto, se non tutti, chiaramente, i principali portatori di interesse di Minervio. Considerate anche che alcune persone le avevamo chiamate, vi dico un nome su tutti perché c'era Giulio Magagni, chiamato non poteva essere presente perché aveva un impegno e non era naturalmente il solo a non riuscire ad essere. Qui vi faccio vedere alcune, non tutte, delle slide che abbiamo proiettato in quell'occasione e fra un attimo vedremo nel Consiglio Comunale Aperto che si svolge alcuni giorni dopo. Questo, vabbè, era il titolo.
In quelle slide, in quelle presentazioni che durano tutte un paio d'ore, spiegavamo ad esempio com'era la struttura geologica del sottosuolo di Minerio, cos'è un anticlinale, dove il gas rimaneva intrappolato. Mi ricordo che a quelle riunioni c'erano domande della serie: ma abbiamo delle caverne sottoterra che si riempiono di gas? Ma c'è il rischio che questo si spacchi il gas? Cioè, tutte domande che naturalmente sono, come dire, di un livello molto più semplice rispetto a quello che vedremo anche questa sera, ma quello era quello che si discuteva agli incontri che si facevano in quel 2012. Quindi queste erano le domande, ad esempio, a cui rispondevamo: come funziona uno stoccaggio, la differenza tra un primario, un secondario, un salino, eccetera, e soprattutto, questo è importante, quali erano le criticità che individuavamo come amministrazione comunale per la presenza di questi impianti, che sono, vabbè, che erano il tema del consumo del territorio, che erano l'inserimento paesaggistico, perché comunque questi impianti non sono bellissimi da vedere, ma soprattutto quello delle emissioni in atmosfera, su cui ritenevamo bisognasse intervenire per migliorarle. Questa è una slide, era la 12ª dell'elenco di quelle 25 rotte slide, dove fra le varie cose si sottolineava come questo progetto molto molto articolato, che comprendeva tante cose, prevedesse anche al suo interno il fatto che la pressione di esercizio potesse essere superiore a quella a cui fu scoperto il giacimento del 7%, quel P maggiore di P del 107. Quindi questo era uno dei contenuti che veniva divulgato in quegli incontri. Torno un attimo indietro. Che cosa si riuscì ad ottenere da quelle... si fa... Davide, mi vai tu, così evitiamo di... Dunque, cosa si riesce ad ottenere da quella trattativa con Snam e Stogit? Riusciamo a portare... Adesso vedremo le slide, intanto ve lo posso dire anche a voce, così facciamo anche prima. Cosa riesce ad ottenere la nostra comunità? Riesce ad ottenere, in primo luogo, che vengono cambiate le macchine, i turbocompressori degli impianti di Stogit. Erano 6 turbocompressori, tutti posizionati sul finire degli anni 70, primi anni 80, quindi erano macchine abbastanza vecchie, con un non buon rendimento di fiamma. Questo porta ad una grande emissione di ossidi di azoto, che sono un inquinante importante, sono dei precursori del particolato sottile, dei cosiddetti PM10. Bene, riusciamo ad ottenere che queste macchine vengano nel tempo cambiate e si riescano a diminuire di un ordine di grandezza, quindi significa diminuire di circa l'80-90% le emissioni degli ossidi di azoto. Le emissioni degli ossidi di carbonio restano ovviamente praticamente identiche, perché la quantità di potere calorifico necessario resta sempre quella, quindi la quantità di metano da bruciare. Riusciamo ad ottenere che vengano, a proposito di inserimento paesaggistico, piantumati perimetralmente con degli alberi, con delle essenze verdi, i cluster, i vari posti che ci sono sul territorio. Riusciamo ad ottenere anche un importante riconoscimento economico per la nostra comunità, pari a circa 3 milioni di euro, in cifra evidentemente significativa, che l'amministrazione comunale, 3 milioni e 2 per la precisione, si impegna ad utilizzare esclusivamente per opere di mitigazione ambientale. Quelle risorse lì, dal 2013 ad arrivare oggi, voi le ritrovate in opere che vedete sul territorio o che, di cui vedete i cantieri, tutte di natura ambientale. Voi le trovate ad esempio nell'efficientamento energetico di tutti gli edifici pubblici, le trovate nel miglioramento energetico delle caldaie, nell'isolamento di quegli edifici, le trovate in un paio di piste ciclabili, le trovate in opere viabilistiche che servono per diminuire l'inquinamento, o per meglio dire, per spostarlo dai nostri centri abitati, così come li trovate, in questo caso non in quei 3 milioni di euro, in un contributo per realizzare opere di viabilità che hanno nuovamente lo stesso scopo, quello dello spostare quella che forse è la principale causa di inquinamento che abbiamo sul nostro territorio, cioè l'inquinamento stradale, l'inquinamento atmosferico, spostarlo dal centro di Minerio, ed è una parte delle risorse necessarie per realizzare la circonvallazione di Minerio, del nostro paese, nonché il barcetto di via Fosse. Ecco, il 6 novembre si svolge il Consiglio Comunale Straordinario qui, in questa stessa sala, sempre in una sala più o meno affollata come questa.
questo vedete sono io che facevo all'epoca lo stesso lavoro che sto facendo adesso, cioè spiego che cosa stavamo facendo. Questo è un altro momento in cui interviene uno dei rappresentanti di SDAM. Quindi questo è quello che viene fatto, la partecipazione pubblica che si svolge nel 2012. Ci tengo a sottolinearlo perché uno dei temi che adesso vedremo, su cui il comitato associazione ha mosso uno dei suoi elementi di critica, dice: finalmente si è rotto il muro del silenzio. Adesso io mi chiedo, ma un progetto che viene presentato davanti a 60.000 albiesi, con un consiglio comunale aperto, con i pareri tecnici, e voglio tacere di tutti gli articoli che c'erano sul sito internet, quello che è uscito sui giornali, eccetera, può essere definito come un'opera che si vuole passare sotto silenzio? Io invito a riflettere sul fatto, se tutte le opere in Italia avessero avuto lo stesso livello di pubblicità e partecipazione come questo qui, non so, credo che il livello di conflitto su certe opere sarebbe molto molto minore. Stan Esposi non erano particolarmente contente che si facesse quest'opera di comunicazione, di partecipazione. Il comune di Minerva ha voluto fare lo stesso. Quindi abbiamo raggiunto questa sorta di intesa con Stan Esposi, per cui abbiamo a tutte le persone che hanno partecipato fatto firmare due righe nelle quali si impegnavano a non divulgare eventuali segreti tecnici. In quelle riunioni non è stato divulgato nessun dato segreto, nessuna questione tecnicamente segreto riservata, per cui nulla di quello che è stato detto era effettivamente coperto da alcuna forma di riservo. Siamo a novembre del 2012, consiglio comunale che approva il piccolo parere di competenza del comune di Minerva. Mi viene posto un problema da Nicola Armanoli, uno dei tre esperti che avevamo consultato, e ripeto, persona sempre assolutamente ascoltata dalla nostra amministrazione comunale. Questo solo per farvi vedere in estrema sintesi la mole di mail di cui stiamo parlando, cioè sono più di 30 mail che ci scambiamo a riguardo. Fondamentalmente nel febbraio del 2013, quindi alcuni mesi dopo, per la prima volta ci viene esposto questa possibile criticità. Cioè, sulla base di un articolo tratto da una rivista che è l'Altra Economia, si dice: attenzione, che ci potrebbe essere un problema di sismicità locale. L'amministrazione comunale, che ripeto per l'ennesima volta non è l'amministrazione competente a questo tipo di autorizzazioni, decide di non prendere assolutamente sotto gamba il problema. Quindi andiamo io e Davide Busato, che è qui sopra, andiamo noi di persona al CNR ad incontrare alcuni colleghi di Nicola, si svolgono una serie di incontri nei quali fondamentalmente ci viene detto che ci potrebbe essere questa criticità. Bene, convinciamo le strutture tecniche di SDAM Esposit a rendersi disponibile per un incontro sul punto. Ci viene indicato prima il nome di un esperto che doveva venire a questo incontro, poi questo esperto non si riesce ad organizzare questo incontro tecnico, non certo per volontà del comune di Minervio, e a quel punto arriviamo a uno dei temi di cui parliamo questa sera, cioè le famose linee guida. Perché a quel punto cosa fa l'amministrazione comunale? Prende contatto con la Regione Emilia Romagna, nella persona di Paola Gazzolo, l'assessore alla protezione civile nonché all'ambiente regionale. E si stava all'epoca ancora concludendo, non era ancora finito il percorso della commissione Ichese, quindi la commissione di grandi esperti che stava studiando le relazioni fra varie attività umane, varie attività antropiche e la sismicità. Chiediamo di fare un approfondimento specifico per Minervio. Ricordo, è stato accennato poco fa, che uno dei capitoli della commissione Ichese esclude che proprio l'attività di stoccaggio Minervio sia minimamente correlata con il sisma del maggio del 2012. Quindi a quel punto chiediamo alla Regione di lavorare perché si faccia qualche cosa di più di quello che ha fatto la commissione Ichese. C'è un incrocio fra vari atti amministrativi che non vi sto adesso a raccontare per morale. Nel 2016 ecco che arriviamo a firmare un protocollo fra Regione, Stogi e Ministero delle Emise, Ministero dello Sviluppo Economico, perché si è svolto a Minervio uno specifico approfondimento, uno specifico studio per verificare se ci sia o no questa relazione tra attività di stoccaggio e microsismicità locale. Come dicevamo
anche oggi un po' scherzando, uno dei problemi è che la parola sisma, la parola terremoto si applicano per tutte le magnitudo, ma quello che stiamo cercando con questo lavoro non sono i terremoti ai quali ciascuno di noi quando sente quella parola pensa, quindi i terremoti cosiddetti distruttivi. Andiamo a cercare qualcosa di estremamente più labile, estremamente più di sicuro impercettibile ai sensi umani, difficile da percepire anche alle attività strumentali, la cosiddetta microsismicità locale. Ecco, quindi questo è il momento della firma, dove ero presente io insieme ad alcuni dei colleghi di Granarolo, Baricella e Malalbergo. Questa è la presentazione, sempre a proposito si diceva del tenere sotto silenzio l'articolo che esce sulla stampa. Questa è la pagina che è sul sito internet comunale, quindi tutto ciò non mi sembra un tenere qualcosa in maniera nascosta. Tutto questo per dire che cosa? Che ci pare, anzi non ci pare, siamo convinti, in questo percorso qui, di avere proprio applicato i fondamentali principi che dalla tecnica ambientalista vengono considerati come i capisaldi di una corretta gestione delle possibili criticità ambientali. Cioè, secondo uno dei primi punti, quello della Convenzione di Aarhus, abbiamo fatto informazione, partecipazione e comunicazione sul punto. Abbiamo applicato il polluter pays principle, quello che vuole che sia chi gestisce quell'attività che debba sopportare i costi dell'eventuale studio, dell'eventuale approfondimento, e infatti i costi di questo studio sono posti a carico di Stogit. Stogit quei soldi li dà il comune di Minervio, e il comune di Minervio, che ovviamente non ci fa il resto, tutto quello che entra lo spende pari pari, li utilizza per pagare, per commissionare questo studio scientifico di altissimo livello e di approfondimento. Così come, aggiungevo, le compensazioni ambientali, ma l'avevo già detto prima, sono state utilizzate e vengono utilizzate per quello che ancora resta esclusivamente per compensazioni di matrice ambientale stessa, non per fare qualche cos'altro che non sia a beneficio dell'ambiente. Il tutto scorrerebbe su binari lisci, se non che nel 2018 ci viene appunto, qualche mese fa, e ritorna a quello che dicevo prima, ci vengono sollevate una serie di critiche e di obiezioni dal neonato comitato associazione, che vedete qui riassunte. Si parla di muro del silenzio, si parla di faglia sismica, si parla appunto di concetti che, ripeto, adesso scientificamente vedremo, non sono esattamente appropriati. Si svolgono i due incontri che vi ho detto prima, quindi le cose che adesso sentirete non sono per noi nuove, ne abbiamo già parlato in due occasioni con i rappresentanti del comitato. Non ci sembra che siamo riusciti ad essere persuasivi, visto che si continua a parlare di faglia sismica, si continua a parlare di faglia capace, nonostante già abbiamo detto non ci siano, ma adesso lo vedremo ancora meglio e con più dettagli. Aggiungo anche per darvi qualche elemento, voglio dire, di dettaglio del come si sviluppa la dielettrica. Vi faccio un esempio, non per personalizzare, perché mi continuo a sentire dire tu ce l'hai con Nicola Armaroli. Guardate, nella maniera più assoluta, io fra l'altro di Nicola Armaroli è anche una persona di cui per tanti aspetti ho una grandissima stima. Su questa vicenda qui ho un pensiero diametralmente divergente. Oppure qui vi faccio vedere un'opinione della Fausta Pancaldi, che prima avevo visto fuori, adesso non so se si insala sempre per lui. Ci sei lì bene, ciao Fausta. Dicevo, fra l'altro persona a me anche personalmente simpatica, stiamo facendo una pista ciclabile vicino a casa per farla contenta. No, è una battuta, ovviamente, questa. Vi dicevo, in questo caso però, cosa ci dice Fausta? Una cosa alla quale evidentemente che dobbiamo replicare. Ci dice, ho incontrato un esperto, dal professor Piccotti di Zurigo, che ci dice esistere quella faglia capace che i tecnici regionali avevano detto non esserci. Al che io, che qui vedete il dialogo, io che sono un pochino gnocco, un po' testardo, cosa faccio? Scrivo al professor Piccotti e gli chiedo, gentile professor Piccotti, è vero che tu hai affermato, lei ha affermato esistere una faglia capace, professor Piccotti, fra l'altro di una gentilezza e disponibilità esemplare, perché mi risponde dopo pochissimi giorni, mi scrive queste cose qua. Mi parla di contraddizione nella documentazione che viene citata. La struttura geologica che costituisce il serbatoio di Minervio non può essere definita una faglia capace, e tale da non renderla più pericolosa di tante altre faglie non attive presenti nel sottosuolo padano. E poi conclude, Minervio ne viene anche presa in considerazione nel catalogo delle faglie sismogenetiche del DIS. Un po' più significativa la conclusione, dove dice
questo però non è riferito tanto alla vicenda, potrebbe essere un discorso più generale. L'impatto di queste informazioni messe in rese sulla cittadinanza che non dispone di strumenti critici è di grande sconcerto e confusione. Certamente, per guardare questa documentazione bisogna essere geologi o bisogna avere la competenza per poterla analizzare. Posso interrompere? Dopodiché no, non mi puoi interrompere Luca, te l'ho già detto, dopo mi fai tutte le domande che vuoi. Mi sono già fatto interrompere 3 volte, facciamo che la quarta non ci sia. Dopodiché, un altro degli esperti che viene citato è il dottor Borgia, che è uno dei componenti della commissione tecnica della VIA, che ha votato contro a questo parere, che ha votato contro alla procedura di VIA di valutazione di impatto ambientale del progetto di cui stiamo parlando. Anche qui si è citato il parere del professor non so se dottor o professore, comunque non credo di sbagliare, che se ne abbia male se sbaglio il titolo, del dottor Borgia, indicandolo come una contrarietà a quello che prima realizza. Anche qui io sono un po' testardo, ho scritto al dottor Borgia, lui tra l'altro anche lui gentilissimo mi ha addirittura telefonato, ci siamo parlati, io in questo caso non ho una lettera da mostrare, perché insomma spero che ci si fiderà di quello della parola, del resoconto che faccio della telefonata. Questo mi ha spiegato che dal suo punto di vista gli stoccaggi di gas naturale in Italia sono assolutamente indispensabili, quello che lui chiede è un maggior monitoraggio, un maggior controllo, un'analisi molto più dettagliata di quella che si è fatta finora, soprattutto in altri siti. Io gli ho spiegato delle linee guida, anzi spiegato, che poi addirittura abbastanza solamente accennato delle linee guida, lui si è anche mostrato interessato ad approfondire la cosa e mi ha anche detto se chiede l'autorizzazione al Ministero, perché lui come membro della Commissione VIA naturalmente è legato dal rapporto con il Ministero, possiamo anche vedere di trovare un'occasione di confronto. Comunque, anche la stessa posizione del dottor Borgia è di contrarietà e di maggior approfondimento, maggior studio, maggior analisi, che ripeto, e vorrei essere su questo preciso, è quello che Comune insieme a Regione e al Ministero esattamente sono riusciti ad ottenere e che stiamo tuttora facendo. Qui arriviamo appunto all'iniziativa di stasera ed ecco perché, alla luce della partecipazione che vi dicevo secondo me c'è stata, abbiamo pensato di organizzare questa iniziativa, questa assemblea. Io vorrei chiudere come ero partito. Noi l'abbiamo pensata come un'occasione di riflessione molto serena e molto pacata. Non riesco davvero a trovarmi in alcuni dei toni che sono stati usati adesso nelle interruzioni. Si può avere un'opinione tranquillamente dissenziente rispetto a quello che abbiamo appena detto, preferirei però che fosse, come dire, si utilizza su un registro diverso e soprattutto si entrasse nel merito delle questioni, perché siamo qui apposta per questo, per entrare nel merito, per vedere esattamente se c'è o se non c'è questa faglia capace, se c'è o non c'è questa faglia sismogenetica, che risultato ci stanno dando le sperimentazioni, gli studi scientifici, delle linee guida che stanno venendo applicate. Ok, questo è lo spirito di stasera. Mi dispiace essermi allungato qualche minuto di più, però naturalmente le interruzioni mi hanno, come dire, non mi hanno aiutato ad essere sintetico. Grazie a tutti. Bene, iniziamo con il primo dei contributi tecnici, no, da Luca. Allora, dottor Paolo Severi, che come lui ama sempre ricordare, abita a Granarolo, quindi qui vicino a casa, per cui abita qui vicino a casa, per cui tu sei il primo a dire che se mai ci fosse un problema, cioè non sono cavoli dei milanesi, sarebbero anche tuoi se ci fossero. Paolo, a te il microfono e la tua presentazione. Prego. Grazie sindaco, buonasera a tutti. La mia presentazione sarà breve, c'è una decina di diapositive, alcune di queste richiamano cose che ha già detto il sindaco un attimo fa. Comincio con questa immagine che rappresenta, con questi quadrati che vedete azzurri e in parte grigi, le concessioni di stoccaggio gas presenti nella nostra regione, presenti in Emilia Romagna. So che c'è un puntatore qui, vediamo un po', non riesco, è lo stesso. Comunque, oltre a Minerbio, che conosciamo bene, ce n'è una in provincia di Ferrara che si chiama Sabbioncello, ce n'è una in provincia di Reggio Emilia, Cortemaggiore, ce ne sono due in provincia di Ravenna, San Potito e Cotignola e Alfonsine, però Alfonsine è colorato diversamente perché non è attivo, non è funzionante. Quindi abbiamo 4 giacimenti in cui sono attivi gli stoccaggi di gas.
Gli stoccaggi sono fatti in giacimenti di produzione di gas esauriti, l'ha detto il sindaco un attimo fa, i giacimenti sono a una profondità tra 1000 e 2000 metri circa, Minervio è a 1250 metri sotto i nostri piedi. Anche questa richiamo delle cose che sono state dette dal sindaco, le ribadisco in maniera spero semplice, le foto non sono molto nitide, lo vedo adesso, così sgranate da questa grandezza di dimensione dello schermo. I giacimenti sono costituiti da rocce porose, tipo sabbie, come quelle di Minervio, piegate. Qui vedete una specie di collimenta che fanno queste rocce, che sono piegate, come vedete. E in queste rocce piegate il gas si posiziona nella parte alta, è quell'immagine azzurra che ho appena fatto entrare. Per motivi di gravità, il gas va verso l'alto, però... perché il giacimento si formi è necessario che sopra le rocce porose piegate ci siano delle rocce impermeabili che trattengono il gas, che è quella striscia grigia, che è una roccia impermeabile che impedisce al gas di salire verso l'alto. Questa naturalmente è una fotografia di un affioramento in montagna, in una catena montuosa, ma possiamo immaginare che nel sottosuolo ci sia una cosa che richiama vagamente questa struttura geologica che vi ho fatto vedere. Parlando di Minervio, il gas è immagazzinato tra i granelli di sabbia che sono stati presi da quella carota, 1500 metri di profondità circa, quindi il gas, ovviamente non ci sono caverne nel sottosuolo, ma il gas riempie gli spazi tra i singoli granelli delle sabbie che sono state carotate in quell'immagine che vedete. Il tutto... In uno schema che ho preso dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, è rappresentato in questo modo, lo vedete, è la struttura a piega, che noi geologi chiamiamo anticlinale, ma poco importa, una piega con il culmine verso l'alto. Sull'alto si intrappola il gas nelle rocce porose, poi ci sono le rocce impermeabili in giallo in quella diapositiva che lo trattengono, poi c'è tutto l'impianto industriale dello stoccaggio, eccetera. Ma perché abbiamo queste rocce piegate? Perché abbiamo queste rocce piegate come vedete lì? Diversamente le rocce possono essere orizzontali, come vedete nella foto di destra, ma se noi le mettiamo in una specie di morsa, se le comprimiamo, possiamo ottenere quella struttura appunto a piega che si vede nell'immagine di sinistra dove si può intrappolare il gas. E perché allora abbiamo questa morsa che schiaccia le rocce che abbiamo in profondità sotto i nostri piedi? Perché da decine di milioni di anni è in atto quel movimento tettonico profondo che spinge tutta quella parte che vedete colorata in marrone, dove c'è scritto AS Toscana, marrone e grigio, AS Toscana, ACAM, quindi tutta l'Italia centrale e metà della nostra regione racchiusa dentro quella parte più marrone, con quelle frecce verdi che spingono verso quell'altra placca, noi geologi chiamiamo le placche, avete sicuramente sentito, molto probabilmente sentito parlare delle placche che costituiscono la crosta terrestre. In questa porzione del Mediterraneo è spacchettata in diverse placche che spingono l'una contro l'altra e tutte quante contro le Alpi. Vedete che le frecce verdi spingono verso nord contro le Alpi. Quindi questa spinta, che è in atto da decine di milioni di anni, spinge tra di loro le varie rocce, le piega, è possibile che si formino i giacimenti dove ci sono queste pieghe, e le piega e oltre a piegare le rocce, e quindi si formano quelle che noi geologi chiamiamo fratture o faglie, come vi dirà meglio dopo di me il mio collega Martelli. Il sindaco ha introdotto ha già citato in diverse occasioni le linee guida. Nel novembre del 2014 un gruppo di esperti consegna al Ministero dello Sviluppo Economico gli indirizzi e linee guida per i monitoraggi microsismici delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro, che possono essere viste a quell'indirizzo, nell'ambito delle attività antropiche che riguardano esattamente quello di cui stiamo trattando, cioè la produzione di idrocarburi e lo stoccaggio degli idrocarburi. Queste linee guida sono fortemente in qualche modo volute dalla regione Emilia-Romagna, perché vengono a valle della commissione Chiese, che è stata citata dal sindaco, commissione Chiese che è stata fortemente richiesta dalla nostra regione in seguito al terremoto del 12, come molti di voi probabilmente sanno. Gruppo di esperti, non sto a citare i nomi, vedete quali sono gli enti coinvolti,
Ministero dello Sviluppo Economico, l'INC FU, il Dipartimento della Protezione Civile, Università della Sapienza di Roma, Università di Napoli, CNR, OGS, Università di Napoli, i migliori esperti su queste tematiche disponibili in Italia. Ne cito solo uno, il professor Carlo Doglioni, che vedete è il quarto della lista, Università della Sapienza, ma attuale presidente dell'INC FU. Attraverso queste linee guida vengono proposti migliori sistemi di monitoraggio per le deformazioni del suolo e la microsismicità oggi disponibili a favore della sicurezza. E di questo siamo certi, sono le migliori pratiche, come si dice attualmente, che noi attraverso queste linee guida che stiamo applicando nel giacimento dello stoccaggio di Minerbio, lo vedremo dopo per la microsismicità, ne parlerà il dottor Abliera, e quindi utilizziamo per quel che riguarda la microsismicità e le deformazioni del suolo, lo ripeto, i migliori sistemi di monitoraggio oggi disponibili a favore della sicurezza. Devo anche dire che l'Italia è l'unico paese, credo al mondo addirittura, che dispone delle linee guida. Le linee guida parlano appunto delle caratteristiche del monitoraggio sismico. Vengono individuati, leggo, due diversi domini territoriali per il monitoraggio sulla base delle caratteristiche geologiche, quindi il monitoraggio non ha la stessa precisione dappertutto, ci sono delle zone dove lo studio ovviamente è quello più vicino al giacimento, dove lo studio viene fatto in modo più puntuale, uno più vicino al giacimento continua a leggere il dominio interno e uno più ampio il dominio esteso. Quindi nel dominio interno, all'interno del quale saranno identificati, monitorati e analizzati con la massima sensibilità i fenomeni di sismicità. Per quel che riguarda il giacimento di Minerbio, rivedrete questa immagine anche nelle presentazioni successive, il dominio in giallo c'è il limite del giacimento, in rosso il dominio interno che è di alcuni chilometri, in blu il dominio esteso che è molto più grande, vedete sotto anche i limiti amministrativi dei vari comuni all'interno dei quali appunto vengono svolti questi monitoraggi. E lo scopo e le specifiche del monitoraggio: nel dominio interno dobbiamo, attraverso le reti di monitoraggio che devono essere fatte ai sensi di queste linee guida e che sono state fatte già a Minerbio, nel dominio interno dobbiamo rilevare e localizzare terremoti da magnitudo compresa tra 0 e 1, a proposito di quello che diceva il sindaco prima, quindi ben inferiori alla possibilità di essere sentiti, con incertezza della localizzazione di alcune centinaia di metri. Nel dominio esteso dobbiamo migliorare di un grado il livello di magnitudo rilevato dalle reti nazionali. Abbiamo a scala nazionale delle reti gestite sempre in gran parte dagli INC FU che rilevano la microsismicità. Bene, qui dobbiamo andare a migliorare ancora il dettaglio e la precisione di queste reti, e infine devono integrarsi con le reti di monitoraggio esistenti al fine di migliorare l'accuratezza della rilevazione della sismicità. Questo per quel che riguarda il monitoraggio sismico. Le linee guida parlano anche delle cosiddette deformazioni del suolo, cioè con i movimenti verticali che il suolo può avere. Molti di voi probabilmente hanno sentito parlare della subsidenza. La subsidenza è un movimento verticale del suolo, non c'entra con lo stoccaggio, c'entra con altro genere di attività e di fenomeni, ma le linee guida si occupano anche di questi di questi fenomeni attraverso delle misure satellitari, attraverso una rete di GPS in continuo. E queste misure satellitari, sia di due tipi, non entro nel merito, ci permettono di avere un'accuratezza nella stima delle deformazioni del suolo che è dell'ordine di 1-2 mm all'anno. Cioè, in altre parole, con queste tecniche satellitari estremamente precise, estremamente raffinate, noi siamo in grado di vedere, di sapere se il terreno dove appoggiare i piedi si muove di 1-2 millimetri all'anno. Quindi 2 millimetri sono così, queste tecniche ci permettono di vedere se c'è un movimento di qualche millimetro in un anno, quindi immaginate che precisione hanno. Quando la tecnica ci aiuta per fare questi monitoraggi, e quindi quanto riusciamo a sapere le cose che vengono fatte, che effetti hanno sul nostro territorio. Poi facciamo anche delle rivelazioni geometriche di precisione, ma il messaggio è di quella grandissima accuratezza che riusciamo ad avere grazie a queste tecniche. È già
stato citato, la delibera della giunta 488 del 16 approva il protocollo operativo che è per l'attività di sperimentazione delle indirizzi linee guida per i monitoraggi nella concessione di minerali o stoccaggio, viene firmata dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Stogit. Ai lavori partecipano il Comune di Minervio, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha un ruolo ben preciso, che è la struttura preposta al monitoraggio, cioè quella, quell'ente di ricerca nazionale che deve verificare i monitoraggi che vengono fatti. Ne parlerà dopo il dottor Aulina. L'ultimo argomento della mia presentazione è quello relativo al sistema semaforo. Il sistema semaforo è uno degli argomenti dei quali abbiamo discusso, avuto modo di confrontarci con l'associazione, e quindi questo documento delle linee guida introduce il sistema semaforo riferito alla sismicità. Qui metto proprio dei pezzi di queste linee guida di cui vi sto parlando e poi li commenterò. Il capitolo 9.4 dice appunto che si introduce un sistema sperimentale a semaforo, questo è tratto proprio dal documento delle linee guida. In prima approssimazione si propone di sperimentare l'adozione di un sistema semaforo per l'attività di reiniezione di fluidi nel sottosuolo. Cos'è il sistema semaforo? Ovviamente c'entra il semaforo che troviamo per la strada: con il verde passiamo, con il giallo stiamo attenti, con il rosso ci fermiamo. Cioè è un sistema di azioni che sulla base di soglie, tipo i colori del semaforo, dice di fare delle attività diverse, delle cose diverse. Quindi, ripeto, con il verde si passa, con il giallo si sta attenti, con il rosso si sta fermi. Un sistema adottato spesso nella protezione civile e che viene qui introdotto anche per questo genere di studi. Una tabellina di queste linee guida, che è questa qua che vedete, riporta, stiamo parlando di sismicità, quindi riporta dei valori di magnitudo, cioè di intensità del terremoto, poi il dottor Oliera sarà più preciso. Ho circolettato, quadrettato con il rosso questi valori che permettono di passare dal giallo all'arancio, dall'arancio al rosso, che sono 2,2 e 3 di magnitudo. Quindi questi sono i cosiddetti valori soglia che permettono di far scattare dei colori del semaforo diversi. Cosa dicono le linee guida? Nella tabella 4, leggo, si riportano intervalli che possono essere adottati per la definizione delle relative soglie. Si sottolinea che quanto in tabella ha un valore puramente indicativo e che i valori soglia devono essere definiti caso per caso per ogni concessione. La scelta definitiva dei valori soglia sarà effettuata da LUMIG, un organismo del Ministero dello Sviluppo Economico, e dalla Regione, sentito il concessionario, sulla base delle analisi della struttura preposta al monitoraggio, che per lui è l'NGV. Quindi nelle linee guida, nel documento che introduce il sistema semaforo, si dice chiaramente, l'ho sottolineato tre volte, che questi valori che vengono messi, 2,2 e 3, sono valori indicativi, che devono essere determinati e trovati di volta in volta sulla base delle caratteristiche geologiche e non che non valgono tout court per tutte le concessioni, per tutti gli stoccaggi, per tutte le produzioni di idrocarburi che si possono realizzare. Ma c'è di più. Gli estensori delle linee guida nel dicembre del 15, cioè un anno dopo, precisano che il sistema semaforo riferito alla microsismicità è da applicare alle sole attività di reiniezione di fluidi incomprimibili, ovvero liquidi come ad esempio l'acqua di strato, e perciò non alle attività di stoccaggio di gas, che è un fluido comprimibile. Poi cerco di spiegarmi un po' meglio queste parole. Quindi, secondo le linee guida, il sistema semaforo non si applica al giacimento di Minervio. Perché? Perché questi professori dicono che il sistema semaforo si applica solo in caso di reiniezione di fluidi incomprimibili e non di fluidi comprimibili come è il gas? Perché evidentemente se io rinietto un fluido incomprimibile, cioè che non si può comprimere come l'acqua non si comprime, tutta la variazione di pressione che io, tutto l'aumento di pressione che io induco nel sottosuolo iniettando un qualcosa che non si può comprimere, quindi la variazione di pressione si trasferisce tutta al terreno, al sottosuolo, e quindi può teoricamente causare dei problemi, causare delle rotture, teoricamente delle rotture del sottosuolo, della fratturazione del sottosuolo, perché questo aumento di pressione viene trasferito completamente
alle rocce attraverso un fluido incomprimibile, un fluido invece comprimibile che si può comprimere, trasmette la pressione che viene data in superficie in minor misura. Per questo motivo nella specifica si dice che non è, il sistema semaforo non è da seguire per le attività di stoccaggio gas. Lo ripeto, quindi secondo le linee guida il sistema semaforo non si applica per il giacimento di minerali. Questi studi di trasferimento delle pressioni, delle variazioni di pressioni, anche nel caso dell'aumento della pressione da P con 0 a P maggiore di P con I, quello che diceva prima il sindaco, cioè la sovrappressione di cui ha tanto parlato il sindaco prima, questi studi di come la pressione si trasmette nel sottosuolo a seguito dell'aumento della pressione dello stoccaggio sono stati fatti negli studi della valutazione dell'impatto ambientale e hanno dato un esito rassicurante da questo punto di vista, nel senso che la variazione di pressione che viene indotta dall'aumento appunto della pressione non è tale da provocare delle rotture, cosa che sarebbe ovviamente ci darebbe preoccupazione. Questi studi sono stati fatti e ci dicono che la variazione di pressione non è tale da produrre delle rotture. Veniamo a questo punto, è l'ultima diapositiva, poi cedo la parola a chi viene dopo di me. Il progetto di ampliamento della capacità di stoccaggio di Minervio mediante incremento della pressione massima di esercizio, cioè sovrappressione, è stato approvato dal Ministero dell'Ambiente con alcune prescrizioni, con quel decreto. Voi sapete, è stato detto che questo grande studio per l'aumento della pressione del giacimento di Minervio è stato sottoposto a un controllo da parte del Ministero, tecnicamente si chiama di valutazione di impatto ambientale. E nel approvare questo progetto il Ministero dell'Ambiente dà una serie di prescrizioni. Una di queste prescrizioni riguarda proprio l'adozione di una sorta di sistema semaforo, che però non viene mai citato esplicitamente, che è relativo alla microsismicità, che indica tra i diversi stadi del semaforo, cioè quello che ci fa passare dal giallo al verde, dal verde al rosso, gli stessi valori soglia indicati nelle linee guida magnitudo 2,2 e 3. L'ho detto un attimo fa che i tecnici del Ministero, i professori, gli esperti del Ministero dello Sviluppo Economico, quando parlano di sistema semaforo, sottolineano tre volte nel giro di 10 righe che non si devono prendere questi valori dati a mo' di esempio, ma si devono fare degli studi appositi che dipendono dalla geologia del sito, dalle caratteristiche del sito. Quindi scrivo diversamente da quanto indicato nelle stesse linee guida, quindi al di là del fatto che le linee guida ci dicono che il sistema semaforo non si deve usare per gli stoccaggi di gas, già anche con questa premessa un'ulteriore imprecisione, un'ulteriore difformità tra il decreto del Ministero dell'Ambiente e quello che scrivono gli esperti del Ministero dello Sviluppo Economico è che vengono indicati gli stessi valori di magnitudo 2,2 e 3 che invece dovevano essere presi solo come ad esempio. Più finito. Grazie. Io ci tengo a sottolineare due aspetti, perché su questo famoso meccanismo a semaforo abbiamo discusso tanto ultimamente, più o meno appropriatamente. Io vorrei sottolineare, correggimi naturalmente Paolo se ho capito male, è un problema perché è già la quarta volta che ti ascolto spiegarla questa cosa, quindi sarebbe tutta colpa mia, però ho detto, uno, il sistema semaforo in generale è uno strumento di cautela e di protezione ed è da vedere in questa chiave. Numero due, questo sistema specifico, perché il termine sistema a semaforo si applica in una marea di situazioni, si applica in urbanistica, in ambiente, in protezione civile. In questo caso, questo specifico sistema semaforo si applica solo per i fluidi incomprimibili, cioè fondamentalmente per i liquidi, e a Minervio non si fa iniezione di liquidi da 20 anni, cioè l'acqua in eccesso viene trattata come rifiuto, non viene reiniettata. In ogni caso, questo sistema semaforo deve basarsi su cosiddetti dati sitospecifici, cioè dati specifici del luogo, quindi il 2,2 e il 3 che abbiamo visto che comunque non si applicano perché sono a tutela, comunque sono da prendere esclusivamente come le indicazioni. Ho sintetizzato bene o vuoi aggiungere? Perfettamente, così. Vabbè, ho
allora mi promuovi. Va bene, allora se mi promuovi seccamente passiamo subito la parola a Luca Martelli, che vi ho già presentato prima, geologo della regione Emilia-Romagna. In questo caso ci dirà che cosa abbiamo effettivamente sotto i piedi, quali strutture geologiche. Buonasera a tutti. Allora, quello che vi farò vedere io è lo stato dell'arte, delle conoscenze sulle deformazioni sotto la città di Minerbio, utilizzando documenti pubblici prodotti da parti non interessate a questo progetto, quindi enti di ricerca, enti pubblici e così via, peraltro in tempi non sospetti, perché molte di queste cose che vedrete sono ben antecedenti a questi progetti. Adesso vedo se riesco. Ecco, la fonte del dato, dove, qual è la prima fotografia dello stato della deformazione del sottosuolo di Minerbio? È una pubblicazione uscita nel 1981 a firma di Pieri e Groppi, che però è la sintesi di un lungo programma di ricerche di AGIP, pubblicata per il progetto finalizzato geodinamica del CNR, in particolare per il sottoprogetto modello strutturale. Questa prima cartografia troverà poi la pubblicazione ufficiale nel 1992 come CNR nel modello strutturale d'Italia, che è una bellissima pubblicazione composta da 6 tavole alla scala 1 a 500.000 che spero è pubblica nei vari siti e spero che abbia anche avuto la possibilità di vederla. Quello che fa vedere questa mappa, sostanzialmente, queste linee nere che vedete sono le parti più esterne, i fronti delle principali faglie nel sottosuolo, nessuna di queste faglie arriva in superficie, nel sottosuolo, proiettate in superficie. E come vedete, qui a Minerbio c'è questa linea, questa faglia. Vedete che qui sono tracciate anche delle tracce di sezione che servono per rappresentare in profondità, praticamente immaginate di fare uno spaccato di questa carta per vedere che cosa, come è fatto in profondità il sottosuolo. Questa è una linea sismica interpretata, è una specie di radiografia del terreno che è alla base degli studi che AGIP ha realizzato per l'interpretazione del sottosuolo della pianura padana. AGIP chiaramente ha fatto tutti questi studi per ricerca mineraria, però come dicevo nel 1981 li ha pubblicati, li ha resi disponibili e la maggior parte delle conoscenze che abbiamo oggi sul sottosuolo della pianura padana è dovuto proprio alla pubblicazione di questi dati per l'esplorazione e la ricerca di idrocarburi. Quello che vediamo in questa linea sismica è questa in verde, ho evidenziato quella che è la principale deformazione del sottosuolo di Minerbio, quella che sinteticamente chiamiamo la falla di Minerbio. Quello che vediamo è che a un certo punto questa faglia deforma i sedimenti fino a una certa profondità. In superficie questi sedimenti non sono deformati. Ora, questa radiografia del terreno non è in scala, in metri, è in tempi. Per capire il problema che si pone a questo punto è: noi vediamo che la faglia di Minerbio non deforma i depositi più recenti, quindi quelli che stanno sopra, ma quanto arriva vicino alla superficie? Allora, per capire quanto arriva vicino alla superficie dobbiamo trasformare la scala verticale dei tempi in profondità. Questo è stato fatto e qui vediamo 3 sezioni che passano attraverso il territorio di Minerbio
Le prime due sezioni sono da sud, vedete, Varignana, Bologna, quindi siamo margine appenninico padano, qui siamo nella zona a est di Minerbio, qui siamo nella zona a ovest di Minerbio, questa è la sezione praticamente lungo la strada che va a Ferrara, lungo la Ferrarese, e mentre questa sezione è una sezione circa est-ovest che passa appunto per Minerbio. La cosa interessante in queste sezioni, fatte in epoche diverse, questa sezione, la 10 e la 13, sono nella pubblicazione originale di Pieri e Groppi, questa invece è una sezione realizzata circa 20 anni dopo dal sottoscritto in collaborazione con alcuni tecnici AGIP. Quello che è interessante vedere è che dove c'è la struttura sepolta di Minerbio, comunque i terreni che stanno sopra alla struttura che ha deformato il sottosuolo sono sostanzialmente orizzontali, quindi sembrano indeformati. Questa è una carta che è stata pubblicata nel 2004 con studi effettuati fino al 2003, in cui viene nuovamente mappata la faglia di Minerbio e viene però classificata da un punto di vista cronologico, e sulla base delle ricerche realizzate è classificata come sovrascorrimento di età Pliocene e Pleistocene inferiore, cioè che ha avuto attività fra 4,5 e 1 milione di anni. Questo perché appunto, come dicevo, i sedimenti che stanno sopra non mostrano deformazioni, e quei sedimenti sono stati datati, e all'epoca le datazioni dicevano che i terreni indeformati al di sopra di questa faglia erano datati fino a 1 milione di anni. In questa carta sismotettonica della regione Emilia-Romagna del 2004, la faglia di Minerbio non è cartografata quindi come faglia attiva, perché faglia attiva significa che è attiva ancora oggi, che ha evidenze di movimenti molto recenti, bensì come faglia del Pleistocene inferiore. È un termine, diciamo, sono termini geologici, però significa che queste, è una faglia che è stata classificata attiva come circa fino a 1 milione di anni fa. Un dettaglio, sempre utilizzando cartografie ufficiali, su quello che sono, quello che è la parte più superficiale del sottosuolo di Minerbio. Ora c'è da dire che le linee sismiche che avete visto, la linea sismica che avete visto precedentemente e le sezioni derivate da linee sismiche possono avere un difetto, vale a dire le indagini sismiche del sottosuolo a questa scala, diciamo, hanno una minore definizione nei primi 200 metri di profondità. Allora, per indagare accuratamente quello spessore di superficie che potrebbe mancare dall'analisi delle linee sismiche, si ricorre ad altri sistemi, che sono quelli classici della stratigrafia, dei sondaggi, delle correlazioni di unità geologiche riconosciute. E questo è stato fatto sia in questa pubblicazione, che è Riserve idriche sotterranee della regione Emilia-Romagna, sempre realizzata in collaborazione con l'AGIP, pubblicato nel 1998, sia per realizzare queste sezioni, che sono sezioni ufficiali della Carta Geologica d'Italia. Questo è il foglio 221 Bologna, e questa è la sua prosecuzione verso nord attraverso Minerbio nel foglio 203 Poggio Renatico. Quello che è interessante vedere è che se qui sotto Minerbio c'era una struttura, diciamo, che determinava un rilievo, quindi una compressione, un rialzo, da un certo punto in poi invece, come vedete, c'è una forma come di una conca riempita. Quindi quello che si vede da questa sezione è che la geometria dei sedimenti alluvionali sovrastanti la struttura sepolta di Minerbio
definisce una sinforme. Questa è definita una sinforme, una conca. Ciò indica che i sedimenti alluvionali che qui abbiamo datato, perché vedete tutte queste verticali sono tutti canotaggi in cui sono stati fatte perforazioni, sono stati prelevati campioni e sono state fatte datazioni. Noi abbiamo datato che questi terreni sono indeformati fino a un'età di 650.000 anni e che questi sedimenti hanno riempito un bacino, questo, senza subire deformazioni evidenti, perché se ci fossero deformazioni non avrebbero una forma conca, ma mostrerebbero una geometria dantiforme, cioè a rilievo. Quindi l'analisi di queste sezioni, e notate bene tra l'altro che queste sezioni, entrambe le sezioni, per farle stare nella diapositiva, sono state compresse, quindi hanno un'esagerazione verticale, quindi dovete immaginare che in realtà questi fianchi di queste conche sono ancora molto più sdraiati, cioè sono praticamente strati orizzontali. Altro dato, questo è una rappresentazione della storia sismica dei principali terremoti che hanno interessato l'Emilia Romagna dall'anno 1000 fino alla fine del 2014. È tratto dal catalogo parametrico dei terremoti italiani di NGV 2015, che è stato pubblicato nel 2016. Comunque, i terremoti riportati in questo catalogo vanno dall'anno 1000 alla fine del 2014. Quello che è interessante notare è che nell'area di Minerbio, fortunatamente direi io, non ci sono terremoti importanti, vale a dire di terremoti di magnitudo superiore almeno pari a 4 o superiore a 4. Cioè, come vedete, la sismicità si concentra in altre zone di Emilia Romagna, quindi in questa zona qui non sembrano esserci sorgenti di terremoti importanti. Poi, questo non significa che a Minerbio, se viene un terremoto in qualche altra zona vicina, non si possano avere danni, perché per esempio se avviene un terremoto forte lungo il margine appenninico potrebbero esserci dei danni anche a Minerbio, però significa che da questi dati che abbiamo a Minerbio non sembrano esserci sorgenti sismogenetiche che generano forti terremoti. La stessa cosa si desume da questo catalogo degli NGV, che è il catalogo delle sorgenti sismogenetiche capaci di generare forti terremoti. Come vedete, queste sono le proiezioni in superficie delle zone nel sottosuolo capaci di generare forti terremoti, e per forti terremoti intendiamo magnitudo almeno pari a 5,5. Nell'area di Minerbio non sono segnalate sorgenti sismogenetiche che possono causare forti terremoti. Sono segnalate più a nord, queste sono le pieghe ferraresi, quelle che hanno generato il terremoto del 2012, sono segnalate più a sud, qui ci sono dei terremoti storici importanti purtroppo, però fortunatamente nell'area di Minerbio non sono segnalate sorgenti sismogenetiche importanti. E questo è quello che vi ho già detto. Questa è l'ultima versione della carta sismotettonica della regione Emilia-Romagna, terminata nel 2016 e pubblicata nel 2017, in cui, ad integrazione della prima versione del 2004, abbiamo deciso di pubblicare solamente le faglie considerate attive. Cioè, mentre nel 2004 avevamo pubblicato anche le faglie attive fino a un milione di anni fa, in questa edizione abbiamo deciso di pubblicare solo quelle faglie considerate attive. E noi abbiamo considerato attive le faglie che deformavano una superficie marker, una superficie di riferimento da noi individuata come quella meglio documentata a scala regionale, che è una superficie datata 450.000 anni fa. Quindi in questa carta sono segnate come attive quelle strutture che deformano questa superficie nel sottosuolo datata 450.000 anni, che è una superficie documentata su tutta la pianura padana. Infatti
con questa mappa arriviamo fino a Milano, fino al margine sudalpino. Bene, come vedete, nella zona di Minerbio non è tracciata nessuna faglia attiva. Quindi, per quello che vi ho fatto vedere, nella nuova carta sismotettonica della regione Emilia-Romagna, appunto, come dicevo, nel sottosuolo di Minerbio non abbiamo cartografato nessuna faglia attiva, perché noi riteniamo che la faglia di Minerbio, che c'è, nessuno dice che non ci sia la faglia nel sottosuolo di Minerbio, d'altronde se non ci fosse la faglia non ci sarebbe la struttura che aveva creato il serbatoio di gas. Quindi la faglia c'è, ma la faglia a un certo punto ha interrotto la sua attività. Quindi, come vedete, qui c'è ancora un cenno di attività di questa struttura e siamo nel Pleistocene inferiore. Nel Pleistocene medio, e quindi vale a dire partire, noi diciamo 650.000, in realtà potremmo dire anche 800.000, ma volendo essere conservativi, a partire da 650.000 anni fa, perché sono i sedimenti che noi abbiamo datato, non si osserva più nessuna deformazione al di sopra della struttura di Minerbio. Quindi la faglia sembra che in qualche maniera sia sigillata da questi sedimenti. Nel catalogo Itaca di Ispra, la faglia di Minerbio è riportata. Siccome il catalogo si chiama Catalogo delle Faglie Capaci, a una lettura non attenta si può diciamo, interpretare che questa sia definita come faglia attiva e capace. In realtà, se andiamo a analizzare meglio la scheda relativa alla faglia, perché ogni faglia è codificata e ha una propria scheda, se noi andiamo a vedere in dettaglio, clicchiamo su More Info, vediamo che la faglia di Minerbio, come attività c'è scritto Pliocene inferiore. Il Pliocene inferiore, come vi abbiamo detto, finisce 1 milione di anni fa. Quindi, anche secondo il catalogo Ispra, questa faglia è una faglia, diciamo così, vecchia. Il catalogo Itaca dà alcune definizioni molto importanti per capire cosa si intende per faglia attiva e capace, prendendo a riferimento il rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica pubblicato nel giugno 2015. Secondo questo rapporto, la faglia attiva è quella faglia che si è mossa nel Pleistocene superiore Olocene. Il Pleistocene superiore inizia 125.000 anni fa. Quindi una faglia, per essere attiva secondo questa definizione, deve essere una faglia che mostra delle deformazioni negli ultimi 125.000 anni. Abbiamo visto che la faglia di Minerbio non ha deformato sedimenti datati 650.000 anni. Poi lo stesso rapporto definisce faglia capace quella faglia che ha rotto il terreno in superficie nel primo sottosuolo. Non esistono evidenze di rotture in superficie o nel primo sottosuolo della faglia di Minerbio. Anzi, abbiamo visto che ci sono circa 350 metri di sedimenti indisturbati, per cui sulla base di questi dati la faglia di Minerbio non può essere definita assolutamente capace, ma nemmeno attiva secondo queste definizioni. Questo ve l'ho fatto vedere, sto andando avanti ma in realtà torno indietro. Ecco, io ho finito e vi ringrazio per l'attenzione. Speriamo finalmente che si sia chiarito questa querela sulla faglia capace attiva di Minerbio, che almeno su questo punto andiamo a casa con una certezza. Posso dire certezza granitica, così siamo in terminologia geologica, bene. E adesso la parola infine ad Augliera, che è il ricercatore degli NGV che si occupa in particolare dell'SPM, della struttura preposta al monitoraggio, che sta
conducendo, coordinando lo studio scientifico di cui dicevamo prima, quindi che sta cercando questa possibile relazione tra stoccaggio del gas naturale a Minervio e microsismicità locale. Quindi Paolo, a te per la terza relazione. Allora, un po' tarda, immagino che sia tutti quanti abbastanza stanchi, visto che è 2 ore che siete a sentire presentazioni, eccetera. Cercherò di non farvi addormentare nel frattempo. Allora, come presentava giustamente il sindaco prima, io vengo da Milano e sono direttore della sezione di Milano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, mi occupo di seguire questo progetto. Vorrei approfittare dell'occasione di avere così tante persone anche per far passare qualche pillola di sismologia, qualche concetto che ci può essere utile, non solo qua a Minervio, ma ci può essere utile in generale quando andiamo in giro da altre parti, eccetera, qualche informazione spicciola di sismologia. Cosa fa il sismologo? Il sismologo osserva quei vermetti, quelle tracce, i sismogrammi, e da quelli cerca di stabilire in maniera le informazioni che sono possibili acquisire. In particolare, in base ai tempi d'arrivo, alle onde P ed S, alle varie stazioni sismiche, noi definiamo la localizzazione dell'evento sismico. In funzione con l'ampiezza del segnale definiamo la magnitudo, con altri elementi siamo in grado di dire come si è rotta la faglia, il meccanismo di rottura del terremoto. Per chi ha un po' più di anni, vi ricordate ogni volta che c'è un terremoto, in particolare si dice: ah, per me è stato sussultorio, ah, per me è stato ondulatorio. Tutti i terremoti sono sia sussultori che ondulatori, dipende semplicemente da dove ci troviamo, nel senso che la propagazione delle onde P è una propagazione di onde di compressione e rarefazione, per cui il risultato è che noi sussultiamo, saltiamo. Quando invece arrivano le onde S, in generale le onde S sono quelle più ampie, noi oscilliamo. La propagazione delle onde è una propagazione di taglio. Quindi tutti i terremoti sono sia sussultori che ondulatori. Generalmente, se siamo vicini alla sorgente, sentiamo anche il moto sussultorio, che ha un'ampiezza meno ampia, che è meno ampio. Altra cosa classica, immagino che la credenza classica che sia: gli animali prevedono i terremoti, le sentono prima, eccetera, eccetera. In realtà gli animali hanno un vantaggio rispetto a noi: poggiano sulla superficie del suolo come 4 zampe, quindi sono più sensibili alle onde che sono più tenui, più deboli, che sono le onde P, che sono quelle che arrivano per prime, perché i sismologi sono molto fantasiosi, per cui il termine onda P deriva dal fatto che sono le onde che arrivano per prime, che l'hanno chiamate onde P, le onde che arrivano per seconde l'hanno chiamate onde S. Certo, cioè, mi sto facendo fatica io, immagino voi, quindi cerchiamo di tenerci un pochettino su. Allora, terremoto 2012, terremoto 2012, ho portato un esempio di una della registrazione a Milano di quel dell'evento. In particolare, se funzionasse questo, ogni tanto funziona, tanto no. Questa è la registrazione di un velocimetro e questo è un accelerometro. Questo è l'accelerometro, questa è la velocità. Sono gli strumenti che registrano il velocimetro, la velocità, il movimento in velocità del suolo, l'accelerometro, l'accelerazione, il movimento in accelerazione del suolo. A Minervio, in uno dei siti è presente sia l'accelerometro che il velocimetro. In tutti gli altri siti che vedremo sono presenti dei velocimetri. Perché il velocimetro? Perché il velocimetro è più sensibile, quindi è in grado di registrare anche movimenti più piccoli. Questo storicamente. Poi adesso con la dinamica 24 bit, eccetera, anche un accelerometro può essere simile al velocimetro, eccetera, eccetera. Diciamo, non è il caso di andare avanti proprio tecnicamente troppo su questo aspetto, però diciamo, il velocimetro in realtà è lo strumento ideale per registrare movimenti piccoli del suolo. Tanto per tenerci svegli, lo farei lo stesso sta cosa che faccio generalmente nelle presentazioni. Allora, tanto per 2 minuti in più, 2 minuti in meno, beh, tanto io tanto dormo qua a Minervio, perché non ce la faccio per andare a Milano, quindi beh, ci stenderemo qua. Allora, quando si parla di magnitudo, cos'è la magnitudo? Volgarmente diciamo, ogni volta che c'è, poi ormai su Facebook, tutti quanti danno, si dà la magnitudo del terremoto, anche se uno non ha uno strumento, eccetera. La magnitudo è una rappresentazione dell'energia. Essendo una rappresentazione dell'energia, noi la quantifichiamo con un numero, e questo numero appunto è un numero che va da 0 in su,
Secondo voi può esserci un terremoto che ha magnitudo meno 1, cioè una rappresentazione dell'energia che è negativa? Chi è che alza la mano e vi dice se ci può essere un... chi è che dice che ci può essere un terremoto di magnitudo negativa? Non ci sono terremoti di magnitudo negativa, giusto? Secondo voi per una rappresentazione dell'energia? E invece no, ovviamente no. Esistono anche terremoti di magnitudo negativa. E perché? Perché la definizione di magnitudo è stata fatta dal signor Ritter negli anni 30 con gli strumenti che c'erano a disposizione negli anni 30. E lui cosa ha detto? Io dico che la magnitudo 3 è quella di un terremoto che a 100 km di distanza su un sensore come quello che io, il mio Wood Anderson che mi sono costruito io, mi dà un'ampiezza di un millimetro. 100 km di distanza, un millimetro. Il terremoto di magnitudo 0 sarà quello che la stessa distanza è un millesimo di millimetro. Cioè il salto da magnitudo 3 a magnitudo 2, cioè facciamolo più semplice, l'ampiezza di un segnale da magnitudo 2 a magnitudo 3 aumenta di 10 volte. Da magnitudo 2 a magnitudo 4, 10 per 10, 100 volte. Quindi se io riesco a registrare con gli strumenti che abbiamo adesso, che sono molto più potenti, digitali, una micro rottura a una distanza di un metro, bene, posso registrare un qualcosa che è un micro terremoto di magnitudo negativa. Ok? Questo è il primo concetto. È un numero. La magnitudo quindi è un numero che si correla con l'energia. Perché? Perché abbiamo detto una variazione di ampiezza 10 volte, passaggio da 2 a 3. A livello di energia, una variazione da 2 a 3 è invece 32 volte. Una variazione, quindi l'energia, scala in maniera diversa. Il passaggio di scala da magnitudo 2 a magnitudo 4 è 30 per 30, 900. Da magnitudo 2 a magnitudo 5, 30 per 30 per 30, 27.000. Guardate come l'energia scala in maniera enorme. Per vederlo meglio, e con questo abbiamo finito la parte introduttiva, che però mi sembra che può essere almeno conoscere di sapere che una pillola di sismologia l'abbiamo data. Immaginate che un terremoto di magnitudo 5 è rappresentato dallo spaghetto. Cos'è il terremoto? Il terremoto è la rottura. Si genera quando la faglia arriva al suo punto di rottura, gli sforzi che hanno continuato dal tempo raggiungono il punto di rottura. Da lì la rottura e parte quindi il terremoto. Immaginiamo che per avere un terremoto di magnitudo 5 io devo rompere uno spaghetto. Per avere un terremoto di magnitudo 6 ne devo rompere 30. Per avere un terremoto di magnitudo 7 ne devo rompere 900 e devo rompere 27.000 spaghetti, una cosa di questo genere, per avere un terremoto di magnitudo 8. Questo trovate, è un filmato che trovate su YouTube, l'Iris, diciamo, fa una serie di questi filmati che sono molto interessanti. Più i terremoti sono piccoli, più ce ne sono nel mondo, appunto il discorso che anche... molto rapidamente, diciamo, se andiamo a guardare quanti terremoti sono stati con magnitudo sopra 3, ad esempio in Italia vediamo che l'ordine di grandezza siamo su centinaio di terremoti all'anno di magnitudo superiore a 3. E guardate che quando abbiamo più terremoti sono 2009, 2012 e 2016, quando abbiamo avuto i tre terremoti, Aquila, voi lo chiamate Emilia, in realtà io lo chiamo Emilia, Veneto, Lombardia, perché purtroppo i danni sono stati anche nella provincia di Mantova, anche se purtroppo i danni così significativi sono stati in Emilia Romagna, e 2016 in Centro Italia. Perché dopo un terremoto di magnitudo forte, c'è una legge che si chiama legge di Gutenberg-Ritter, che dice che anche le altre leggi, legge di Omore, eccetera, che dicono che poi ci saranno, se c'è ad esempio un magnitudo 6, mi aspetto di avere almeno 10 terremoti di magnitudo 5, 100 terremoti di magnitudo 4 e via via. Andiamo a Minette. Sì, poi questa diciamo che un po' anticipa molto quella che poi la mia, una conclusione finale generale che vorrei dare per farci capire qualcosa di più sui terremoti, che ad esempio non è solo la magnitudo dell'evento che è fondamentale poi per purtroppo avere quello che è il bilancio, non so, di una catastrofe delle vittime, perché ad esempio l'anno in cui ci sono stati più terremoti era il 2007, e il 2007 il numero di vittime è quello minore a scala mondiale rispetto a tutte le altre.
Ovviamente dipende dal numero di vittime, da dove è avvenuto il terremoto e soprattutto da quella che è la vulnerabilità degli edifici. Allora, saltiamo tutto il discorso della definizione delle aree di monitoraggio, che è già stata trattata da Paolo precedentemente, l'ha già accennata, la vedremo un attimo. Quello che stiamo facendo per il monitoraggio del Christmas in Erbe, la prima fase è stata quella di valutare qual era la situazione dell'esistente e vedere come incrementare, come migliorare il monitoraggio sismico, microsismico. Per cui abbiamo progettato l'implementazione della rete di monitoraggio e abbiamo definito le soglie di localizzazione punto per punto, cioè qual è la magnitudo minima che in ogni sito ci aspettiamo che possa essere rilevata. Per fare questo, dal concessionario riceviamo in tempo reale i dati che registra, cioè le stazioni sono di proprietà della Stogit, ma vengono trasmesse a Milano e noi quindi in tempo reale riceviamo i segnali e li analizziamo. Definizioni di... ovviamente qui devo dire sbagliato. Quindi diciamo, dobbiamo andare adesso a determinare quante stazioni aggiungere per avere al meglio la determinazione degli eventi microsismici nel dominio interno e nell'esterno, del dominio interno e del dominio esterno. Concessionario. Il concessionario già dagli anni 70, fine anni 70, fine anni 80, aveva delle stazioni sismiche in funzione e tra l'altro aveva delle stazioni sismiche che rappresentavano un ottimo livello per l'epoca, nel senso che erano già presenti 7 stazioni, queste sono delle stazioni monocomponente dei MARC, che era diciamo lo strumento che anche il CNR di Milano aveva, lo stesso tipo di strumentazione, era una strumentazione per l'epoca molto valida. Con la registrazione del suolo in quegli anni era solo la componente verticale. Adesso i sistemi di registrazione registrano il moto del suolo nelle 3 componenti, si chiamano infatti a 3 componenti. Registrano quindi il moto del suolo sia verticalmente, sia nord sud che est ovest, per poter ricostruire al meglio il movimento delle particelle. Diciamo che arriviamo poi a vari passaggi ad avere a partire da metà del 2015 un sistema con 2 stazioni in superficie, diciamo questo è un sensore a 5 secondi, questo è in superficie un sensore a 1 Hz e questo qua è un sensore in un pozzo a 100 metri di profondità che trasmettono i dati in continuo, e il fatto di trasmettere i dati in continuo ci permette di verificare secondo per secondo cosa sta succedendo. Siamo passati ovviamente da quelli che erano i formati analogici una volta, adesso da avere dei dati in forma digitale. Quindi, come vedete, qua abbiamo l'Ingiù, la rete sismica nazionale dell'Ingiù, ha tutta una serie di stazioni in questa reale. Per quanto riguarda l'area di Minervio, c'è una stazione a Fondo Fiumicello che coincide con il sito dove c'è una stazione Stogit. Negli anni 90-93 diciamo, avevamo posizionato nello stesso sito dove c'era, vicino allo sito dove c'era una stazione che all'epoca non era Stogit, era un altro nome, un progetto, come si chiamava all'epoca, avevamo installato lì una stazione come rete nazionale. Questa stazione qua è una stazione di un progetto, una rete temporanea che si chiama Alparrey, che diciamo, questa è un'altra stazione del progetto Alparrey, che sono delle stazioni temporanee che sono da 3 anni in funzione, che servono a fare, diciamo, a raffittire la rete nazionale per fare un'altra serie di studi. Comunque, ovviamente, la capacità di detezione per quanto riguarda la rete nazionale in quest'area sta intorno ad un valore 1,82, nel senso che, essendo molto abbastanza lontane le stazioni l'una dall'altro, cioè non siamo in grado di vedere se si verificano terremoti con magnitudo inferiore diciamo a 1,5. La rete Stogit, che era presente già dal 2016, aveva appunto questa configurazione, 3 stazioni in superficie e una stazione in pozzo. Mettere una stazione in pozzo ci permette di migliorare quello che è il disturbo antropico, cioè il disturbo di tutto dovuto diciamo al vento, dovuto al passaggio dei veicoli, dovuto all'attività industriale, eccetera, eccetera. Quello che
saremmo arrivati a vedere, questa è una stazione di Minervio. Volevo portarvi con calma, facendovi capire le varie cose. Questo è Minervio, cosa si vede? Si vede che il livello del rumore, che di notte, ognuna di queste linee è 15 minuti, queste sono 24 ore di registrazione su uno dei canali di una stazione a tre componenti, la componente verticale di V06, si vede che quando iniziano le attività produttive il rumore aumenta. Tutte queste cose qua, che un non esperto direbbe che sono terremoti, in realtà sono disturbi, passaggi di mezzi, passaggi di persone, non solo terremoti. Come si definisce il noise di una stazione? Si definisce, purtroppo, diciamo, con il tempo che abbiamo perso non riusciamo a essere chiari come vorremmo, si definisce, diciamo, analizzando sia il segnale come abbiamo visto prima in funzione del tempo, sia andiamo a guardare in funzione della frequenza, la frequenza come le varie oscillazioni cambiano in funzione del tempo. Vediamo che i più alti livelli di rumore sono nelle ore diurne e il livello minore ce l'abbiamo nei giorni festivi e durante la notte, perché ovviamente il disturbo industriale e il disturbo urbano è molto minore. Perché ci servono questi dati? Ci servono per poter calcolare punto per punto, in funzione di quello che è il rumore ambientale, qual è la magnitudo minima che riusciamo a vedere punto per punto, e questa è modellazione. E facciamo questo calcolo di vedere il livello di detezione minima su un grigliato spaziato 2 km con posizionati gli eventi a diversi livelli di sismicità. Quindi punto per punto io dico, ipotizzo ci sia un terremoto a 3, come si propaga il terremoto 3 tra le varie stazioni, confronto per ogni punto lo spettro del segnale, il valore della sua ampiezza rispetto a quello del rumore di fondo. Se il mio segnale è maggiore tre volte rispetto al rumore di fondo, vuol dire che quell'evento è da me detetto, cioè lo vedo, e quindi lo posso registrare. Se lo registro su almeno 3 stazioni, lo posso localizzare. Questi sono i livelli di rumore calcolati su periodi di tempo elevato sulle stazioni di varietà nazionali. Quindi definiamo varie configurazioni, vediamo qual è il numero di stazioni ottimale, perché è inutile che io ne metta 100 se poi non riesco a migliorare tanto. Devo trovare il numero di stazioni ideale per riuscire ad avere la detezione che ci interessa, che rispetti le linee guida. Quindi, a partire dal 2016, la rete è stata implementata con quella stazione in Pozzetto di cui parlavamo prima, presso la stazione in Pozzetto. Abbiamo proposto di installare altre 4 stazioni. Di queste 4 stazioni, 3 in Pozzetto a 150 metri di profondità e un'altra in superficie. Sappiate che in Italia siti che hanno 4 stazioni in profondità a 100-150 metri non ce ne sono tanti, ad esempio. Anzi, siccome non ce n'è, l'unico esempio in Italia con stazioni in Pozzetto che costano molto di più, però permettono di migliorare la qualità della localizzazione e della detezione. Questa è la rete attualmente in funzione a Minervio. Dominio interno ci sono 5 stazioni e 3 stazioni che sono posizionate così, perché questa posizione a 120 gradi una all'altra è quella che permette di avere la miglior copertura azimutale e beccare il maggior numero di terremoti possibile. Siamo in grado, nella situazione di condizione di rumore più sfavorevole, diciamo, è possibile, già utilizzando semplicemente le quattro stazioni che c'erano prima, più la stazione temporanea, arrivare a magnitudo intorno a 1 nel dominio interno, e 1 e 2, e 1 con la rete che è attualmente operativa, per terremoti posizionati a 1,5 km di profondità. Nelle condizioni più favorevoli scendiamo sotto magnitudo 1. E non, anche in questo caso, cioè in pianura padana, con le condizioni di disturbo che c'è, è un risultato notevole come capacità di detezione. C'era l'ultimo incontro che abbiamo avuto a dicembre, non mi ricordo, un componente dell'associazione, che non mi ricordo se c'è il presidente oggi, avevo visto all'ingresso, non c'è ancora, che mi chiedeva, ma il terremoto che c'era stato nel nord Italia è stato registrato dalle stazioni Stogit? Sì. Queste sono 24 ore di segnale. Queste sono le stazioni
sulle varie componenti, sulle tre componenti, le quattro, ognuna di queste qua, questa è la stazione, una stazione, seconda stazione, terza stazione, quarta stazione, movimento sulle tre componenti, e questa è la registrazione, l'arrivo delle fasi T, l'arrivo sulle fasi S, le tre componenti di una stazione. Questo è lo spettro segnale che è caratterizzato da basse frequenze. Ho preso ad esempio un giorno il 29 dicembre, per, diciamo, se uno guarda questa roba qui, a un certo momento gli sembrerebbe di vedere qua terremoti, qua terremoti, qua terremoti, qua terremoti, eccetera, eccetera. Ci soffermeremo su questa immagine, su, diciamo, un zoom su questa fa, qua, qua e qua. Scusate. Eccoci qua. Notate, tra l'altro, appunto, questa è una stazione, stazione B01, vedete qua iniziano le attività produttive, qua c'è una, qua diciamo c'è la pausa pranzo e poi di nuovo continua attività produttive, come aumenta il rumore del disturbo. Questa è una finestra, due minuti e mezzo di segnale, ed era, vedete, questo è la forma di un terremoto a bassa frequenza, era la registrazione di un terremoto che è avvenuto in Indonesia. Cioè, le stazioni sismiche sono così sensibili che registrano anche terremoti lontani, ma sono in grado anche di intersegnalare, questa è una finestra di 15 secondi, il primo arrivo alla stazione B08, siamo con componenti di frequenza più alte, questo è un terremoto di magnitudo 2.7 che è avuto qui vicino, nell'area bolognese, Castel Rio. Io ho preso come esempio questa giornata. Poi abbiamo un altro segnale, che sembra un segnale molto forte come ampiezza, a queste stazioni, però se andiamo poi a vedere le caratteristiche, diciamo, non c'è coincidenza su diverse stazioni, non c'è coincidenza sugli spettri, quello era il passaggio di un veicolo vicino alla stazione. Non possiamo nascondere i terremoti, perché i dati che arrivano a Milano della rete Stogit, ci sono le stazioni della rete nazionale, un terremoto significativo viene visto dai colleghi dell'Osservatorio Nazionale Terremoti di Roma, oltre che da loro, e poi diffuso su varie ore di informazione. Un terremoto di magnitudo anche abbastanza piccolo, tipo un 3.6, un 3.5, un 3.6, viene visto, viene segnalato anche da enti francesi, tedeschi, quindi non è possibile che si nascondano terremoti di magnitudo significativa. E questo è molto importante. Detto questo, la mia conclusione, che avrei voluto essere quello di sensibilizzare anche, oltre che al discorso di approfittare di questa occasione anche per sensibilizzare il problema del terremoto, che è la cosa a cui dobbiamo stare molto attenti, per evitare appunto che si ripetano tragedie come quelle che sono successe durante il terremoto del 2012, è di controllare con accuratezza che le nostre case siano sicure. La vulnerabilità degli edifici è la cosa fondamentale. La disgrazia che è avvenuta, ad esempio, sul crollo dei capannoni industriali, eccetera, eccetera, il crollo delle aviazioni, diciamo, se fossimo più attenti ancora a quelle sono le caratteristiche edilizie, avremo, diciamo, dovremo stare anche attenti, diciamo, a dove abitiamo, soprattutto. Grazie. L'ultima delle relazioni ci voleva proprio fare vedere quanto si è accurato, quanto si è approfondito questo studio sulla microsismicità, quindi quella sismicità dell'ordine di grandezza attorno, se non anche inferiore, al livello 1 di magnitudo, che è quello che si sta cercando. E prima non l'abbiamo detto, colgo l'occasione per ricordarlo adesso, sempre a garanzia della massima trasparenza, perché anche su questo si esercita effettivamente la funzione democratica. Lo studio che sta venendo condotto ha una durata di 2 anni, ma ogni 3 mesi una prima relazione, un primo step intermedio trimestrale viene pubblicato già sul sito internet del Comune di Mineto, in attesa che il MISE, finisca, il Ministero per lo Sviluppo Economico, finisca di presentare e di approntare il proprio studio. Anche questa è una cosa che ha voluto fortemente il Comune di Mineto, la Regione ci ha fatto sponda, proprio per fin da subito, non attendere 2 anni per avere questi risultati, ma averli fin da subito almeno a disposizione. Le prime 2 relazioni le trovate già,
chiunque può prendere, scaricare, leggersele sul sito del Comune di Minervio. È casualmente arrivata proprio due o tre giorni fa, l'altra mattina, la terza relazione. Non l'abbiamo ancora pubblicata perché non volevamo che ci fosse coincidenza con l'assemblea di stasera, la pubblichiamo entro un altro paio di giorni. Posso chiederti, Paolo, perché tu sei stato dettagliatissimo nello spiegare come viene svolto questo livello di monitoraggio, ma in sintesi, se non in sintesi, con il tempo che ritieni, ci puoi anticipare questi primi due, anzi tre, con l'ultimo che ci è appena arrivato, step intermedio, che cosa ci stanno dicendo sul sottosuolo di Minervio, cosa succede nel sottosuolo quando viene stoccato del gas naturale? Diciamo che abbiamo fatto appunto la valutazione delle performance della rete con l'aggiunta di queste nuove stazioni. Allo stato attuale non abbiamo ancora rilevato degli eventi sismici che siano al di sopra di quelle che sono le soglie di detezione, cioè non abbiamo trovato dei microterremoti fino al momento attuale. Nulla toglie che, tra l'altro, stiamo provando diverse tecniche, stiamo affinando le tecniche che possiamo trovare della microsismicità, ma appunto io, tra l'altro, appunto, poi ho saltato dei pezzi durante la presentazione. Volevo anche far presente che un terremoto di magnitudo 2 è come l'equivalente di un camion che ci passa accanto, cioè sono poi veramente delle ampiezze molto, molto piccole rispetto, diciamo, in generale. È ovvio che terremoti come quelli di magnitudo 4, 4,5, eccetera, sono tutta un'altra cosa. La microsismicità in realtà è un qualcosa solamente che non è preoccupante. Io mi chiamo Bonzi, sono del comune di Malalbergo. Mi approccio, chiedo scusa con grandissima ignoranza in questo consesso, però a questo punto non so neanche se sono stato invitato, perché io sento parlare solo del comune di Malalbergo e di Minervio, chiedo scusa, e noto l'enfasi del sindaco. L'enfasi del sindaco, premetto, non voglio fare assolutamente polemica, vorrei che... Guardi, siamo abituati di tutto, quindi non c'è problema, vada tranquillo. Non ha importanza, perché io denuncio subito la mia ignoranza, dopodiché una polemica non la voglio fare, però noto sindaco la sua enfasi. Allora io devo ancora capire se la sua enfasi è politica, di buon senso o soltanto di buon senso. Perché? Perché questo problema non è un problema di Minervio, ma è sovracomunale. Ecco perché sono qui, perché io sono di Malalbergo e sento che questo problema è sovracomunale. Dico di buon senso perché questo problema passa trasversalmente sulle teste di tutti, bianchi, rossi, neri, gialli, tutti quanti noi, che viviamo per il 90% in edifici che sono stati costruiti prima del 2000. E 7 o 2009, quello che è. Quindi io dico questo, parlando di buon senso, parlando solo di buon senso, la mia domanda vuole essere questa: il gas naturale in questi serbatoi che non possiamo nascondere che esistano, sono naturali questi serbatoi sottoterra, il gas naturale a che pressione era quando è stato estratto? Ora è necessario solo per una questione economica iniettare in sovrappressione? Ora con questi cambiamenti climatici che ci sono, le faglie attive, non attive, eccetera, eccetera. Ah, guardate, c'è un'altra cosa che voglio dire, i relatori sono bravissimi, ma le posso assicurare che io facevo parte di un comitato per la discarica di Galliera, i relatori che avevamo noi hanno cercato di convincerci molto di più di loro, però quindi si fida più di questi, no, perché non vogliono convincere nessuno. No, noi siamo arrivati fino in commissione ambiente dal buon dottor Natali, che contava purtroppo come due di coppe quando vincono i bastoni, che ci ha invitato in commissione perché noi come comitato contro la discarica. Ma non ci dilunghiamo su questo, un giorno che ci incontriamo e racconto la storia. Voglio soltanto dire che noi dobbiamo incontrare i cittadini con un'azione di buon senso. Si deve evitare che ci sia un comitato che magari interrompe quando lei parla, perché forse
ha qualcosa da dire e probabilmente ci potrebbe essere una soluzione intermedia per accontentare tutti i cittadini. Io volevo invitarvi a trovare una soluzione che sia di comune accordo per tutti quanti, perché nessuno di noi può prevedere quello che potrà succedere. Ma allora la mia domanda era questa: che differenza c'è tra pompare al 107 o pompare in situazioni naturali di come era il gas nel sottosuolo prima che noi lo estraessimo? Questa è la domanda, perché secondo me metteremo d'accordo tante persone in questo modo e eviteremo che questa opera facesse dormire sonni poco tranquilli a qualcuno, perché nel 2012 ce lo ricordiamo, ok? Chiedo scusa. Buonasera a tutti, mi chiamo Adriano Violetti, sono di Baricella, quindi sono anch'io fuori in territorio, però faccio parte dell'associazione Pro Ambiente Terre di Pianura. Io devo ringraziare la serata perché ha permesso di capire alcune cose, ringrazio i tecnici. Io non sono qui per taragagnare, però devo dire, sindaco, che chiedo rispetto perché vorrei che finisse lo stilicidio di denigrazione, demonizzazione nei nostri confronti. Noi non siamo né estremisti, né agitatori, né pericolosi sovversivi. Abbiamo delle nostre opinioni, quindi riteniamo che in un paese libero sia giusto avere un libero pensiero e poterle esprimere. Quindi tutto qui proprio perché siamo democratici. Io non interrompo nessuno. Io chiedo soltanto che, siccome qui è la politica che decide, abbiamo anche il piacere dell'assessore Gazzola, la quarta volta che la incontriamo, anch'io ho fatto parte del gruppo che aprile, 4 luglio, 18 dicembre siamo stati in regione, quindi credo di poter pensare che se l'assessore della regione Emilia-Romagna dell'ambiente e della protezione civile è disponibile a dedicare il suo tempo per incontrarsi 4 volte, probabilmente, questo è il mio pensiero, non diciamo poi tutto e solo sciocchezze come qualcuno vorrebbe fare accreditare. Quindi qualche dubbio noi l'abbiamo. Cosa dobbiamo dire? Per quello che abbiamo sentito, credo di poter dire che i tecnici che collaborano con noi abbiano la stessa dignità dei signori tecnici che ci hanno illustrato stasera. Posso dire che le loro valutazioni, che divergono in parte da quelle che ci sono state illustrate, ci sono tuttora confermate. Io non voglio dilungarmi in tanti discorsi, voglio soltanto dire che il 4 luglio l'ingegner Franco Terlizzese, che è il direttore generale per la sicurezza ambientale e l'energia del Ministero dello Sviluppo Economico, disse poche parole ma molto chiare e molto condivisibili. Ci disse: sono sempre stato dell'opinione di attivare metodi di confronto e di colloquio con le comunità interessate da opere importanti, sono un fautore del dibattito pubblico. Aggiungo, così per essere chiaro, che probabilmente se fossi stato sindaco nel 2012, forse il percorso che è stato fatto l'avrei fatto anch'io. Questo per dire che non sono state fatte delle cose illegittime, però so benissimo che le decisioni prese nel tempo dalla politica o dalle amministrazioni non è detto che non debbano essere modificate, non sono immutabili, nel tempo possono essere oggetto di critica ed è quello che noi cerchiamo di fare in maniera costruttiva. In più, l'ingegner Terlizzese disse: è meglio parlare prima di qualunque decisione e occorrono approfondimenti perché, per quanto riguarda Minervio, bisogna togliere i dubbi sulla faglia sotto al giacimento. Furono le sue testuali parole. Allora, siccome la procedura la conosciamo e se la regione non partecipa o non si esprime per l'intesa con lo Stato, poi la legge dispone che il Ministero dello Sviluppo Economico invia gli atti alla Presidenza del Consiglio e decide e quindi fa cadere dall'alto, perché il Presidente del Consiglio rappresenta l'intera comunità nazionale, la decisione. Noi crediamo che
la nostra sollecitazione di discussione debba anche tenere conto dei tempi e dei rischi che stiamo correndo. È giusto approfondire, però dobbiamo capire come stanno le cose. Vorrei aggiungere, tanto per essere preciso, perché gli atti li conosciamo, io vorrei far presente cosa dice il parere della Commissione VIA del Ministero dell'Ambiente. L'attività di stoccaggio può generare una microsismicità indotta, in particolare dovuta alle perturbazioni che si vengono a creare in fase di iniezione e di erogazione del gas. Tuttavia, qualora la gestione sia effettuata con oculatezza, questo non è definito, tale eventualità può essere limitata. Cosa significa questo? Un altro parere, sempre nell'ambito poi ricompreso nel decreto che hai citato anche tu nel tuo intervento, dice: qualora la microsismicità riconducibile ad attività di esercizio uguali o superi i 2,2 valori di magnitudo, dovranno essere adottati accorgimenti per riportare la condizione iniziale. Io so, almeno credo, che se un fenomeno sismico o comunque geologico è attivato, non credo che disponga della marcia indietro per tornare dove era prima. Questo è un problema. Posso chiederti di arrivare alla domanda, Adriano? Sì, certo. La domanda è semplice. Tu parli di trasparenza? Certo, assolutamente. Allora, siccome l'autorizzazione alla sperimentazione che è stata indicata, effettuata nel 2011, risulta emessa dal Ministero nel 2009, è ovvio che tutto il problema è nato molto prima. Noi vorremmo poter accedere, se tu ce lo permetti, te lo faccio la domanda in pubblico, vorremmo avere l'elenco di tutti i documenti che il Comune ha ricevuto o ha trasmesso per capire come si è evoluta tutta la situazione che ha coinvolto il Comune di Minervio. Il Comune di Minervio è il soggetto principale territorialmente del problema. Poi volevo chiudere sul problema della sicurezza. L'impianto Stogit è soggetto alla Seveso 3, l'hai detto anche tu. La Seveso 3 è uscita nel 2015, però quell'impianto ha un piano di sicurezza che è solo del 2007, quindi è datato e inadeguato. Tocca alla prefettura, noi speriamo con le nuove direttive, le nuove linee guida che sono del novembre, venga fatto il nuovo piano per la sicurezza, ma allo stato attuale credo che la comunità non abbia cognizione esatta. Nel piano comunale del 2013 avete inserito l'ipotesi di coinvolgere anche altri soggetti, parli di un piano sovracomunale o di un intervento. Questo non c'è. Infine, ed è l'ultima cosa che abbiamo rilevato, è che gli areali che stanno nel piano strutturale comunale di protezione riguardo alla sicurezza per i cluster è molto ridotta quella superficie, mentre l'ultima valutazione nel piano provinciale del 2007 l'area è molto più estesa ed investe molto, ma molto di più l'abitato. Quindi c'è un problema di chiarezza, di coinvolgimento della comunità. Grazie. A fine anni 50 io frequentavo le scuole medie qui a Minervio e cominciarono a trivellare i primi pozzi e quindi era una cosa molto interessante quel tempo, tanto che la scuola ci portò proprio a fare un giro di ispezione. Poi successivamente è finito il metano, cosa è successo? È successo che la zona è stata utilizzata per uno stoccaggio. Mi diceva prima il sindaco che noi abbiamo avuto dei disagi, anche se io abito a Bericella, questo territorio ha avuto dei disagi e non ha beccato un euro oppure una lira, perché a quella data vigevano le lire. Ora, grazie al sindaco, l'ha detto lui, si beccano dei soldi, ma dobbiamo aumentare la pressione al 107%. Io personalmente dico grazie, ma non mi interessa, perché era una pressione che era così da migliaia di anni e non vedo per quale motivo la si debba modificare.
Poi è stato detto sempre in questa sede che abbiamo qui vicino un sito inutilizzato, allora dico andate a fare lo stoccaggio in quel sito qui vicino. Non capisco perché si debba aumentare la pressione con tutti i rischi che questo fatto può provocare. Quindi se è solo un discorso economico dal quale otteniamo un modesto vantaggio, io dico grazie, andate da un'altra parte. L'aumento della pressione non ci interessa. C'è un sito, l'avete detto voi, c'è un sito qui vicino, è stato detto qui, avete fatto un disegno. Allora, perché questo sito non viene utilizzato? Grazie. Giorgino, qual è il sito? La di sito? Rispondo subito al volo ad Adriano per quella che è la parte di mia competenza che chiedeva. E se mettiamo a disposizione i documenti del GUN, assolutamente sì, dal primo all'ultimo, fra l'altro lo prevede la normativa, lo prevede la convenzione di Aarhus. Posso, non capisco neanche perché tu se lo chiedi adesso, l'ho già detto in tutte le salse, tutti i documenti che ci sono in comune sono sempre stati e continuano ad essere a piena disposizione. Basterebbe che il comitato, associazione, che tu a titolo individuale, di chi vuole, li venisse a chiedere, se non vengono chiedere, sono a disposizione, più di questo non so essere chiaro, ma l'avevo già detto in tante altre occasioni. Per quello che riguardava l'ultima considerazione, forse c'è un equivoco di fondo, sarà colpa mia che prima per la fretta, per i tempi, ho spiegato tutto velocemente. No, le compensazioni che siamo riusciti ad ottenere, frutto di una lunga trattativa, di una lunga vicenda, eccetera, non sono legate alla sovrappressione. Questo deve essere molto chiaro, se no c'è un grande equivoco di fondo. Aggiungo che il tema sovrappressione è un elemento di un progetto molto più complesso, molto più articolato, un elemento che all'epoca, quando fu illustrato, presentato nel 2012, è di sicuro passato inosservato a tanti, esperti, non esperti, cittadini, consiglio comunale aperto, fa lo stesso, riprendiamoli e riguardiamolo adesso, perché comunque il tema, io lo dico da sindaco e da cittadino di questa comunità, certamente preoccupa, genera, come dire, quantomeno ansia, se non qualche cos'altro. Qual è secondo me la risposta istituzionalmente corretta? Farci prendere dalla pancia, dalla paura, dai dubbi? Secondo me la risposta è affidarci alla valutazione scientifica più accurata che riusciamo a mettere in campo. Queste sono le linee guida di cui abbiamo parlato fino adesso. Quindi la lunga relazione del dottor Oliera, che mi dispiace sia stata interrotta in maniera davvero così sgarbata, vuole essere tesa proprio a spiegare quale sia il livello di attenzione scientifica per andare a scoprire che cosa sta accadendo adesso nel sottosuolo, perché è la precondizione di ogni possibile analisi e approfondimento. Quando prima l'amico Gino diceva il rischio a cui ci esponiamo, io su questo devo purtroppo fermare. Quale rischio? Nel senso, c'è un rischio se abbiamo una valutazione scientifica che almeno ci dica che c'è una possibilità che da questa attività nascono dei concreti pericoli. Abbiamo tutta una letteratura in materia, magari dopo aggiungo io una quarta domanda, visto che non l'abbiamo ancora detto, se qualcuno di voi vuole spiegarci poi la differenza fra sisma indotto e innescato, così facendo questa differenza capiamo perché è così fondamentale sapere se ci sia o no una faglia sismogenetica, perché in un caso parliamo di microsismicità che si inizia e si può restare in qualsiasi momento, così sgombriamo anche il mito, il campo che una volta iniziato terremoto non finisce più. Se invece c'è una faglia, se ci fosse una faglia, allora no, le cose cambierebbero e quel rischio, pericolo di cui si parlava allora ci sarebbe, e sarebbe certamente molto molto più significativo. Ecco, quindi per quello che riguarda la mia parte, spero alle tre domande di aver dato una risposta, se non fosse stato chiaro, completo eccetera, me lo si può chiedere ulteriormente. Chi di voi vuole rispondere alle questioni che sono state sollevate? Esatto, inviterei a spiegare qual è la differenza fra sismicità indotta e innescata, perché così capiamo perché è determinante sapere se abbiamo o no una faglia attiva sotto i nostri piedi. Diciamo, la microsismicità attivata dalle rotture di piccole superfici, eccetera, dovute all'attività tipo quello, non tanto lo stoccaggio di gas, ma tipo anche pensiamo al fracking, eccetera, eccetera. Quello, diciamo, è quella che possiamo chiamare come un sismicità indotto. Quindi, per innescata vuol dire che io altero gli equilibri di un sistema e faccio sì che una faglia che si sarebbe rotta molto tempo dopo si rompa in anticipo. Cioè,
cioè semplicemente genera un terremoto su una faglia che non si sarebbe verificato se non avessi cambiato le condizioni di pressione all'intorno della mia zona. E quello, diciamo, che poi è il termine trigger, cioè un po' di termini in inglese, comunque si dicono, sono indotte e innescate. Allora, diciamo, come al solito, siccome cerco di essere molto serio, io sono un sismologo. Il sismologo mi occupa di monitoraggio. Il discorso della modellazione per quanto riguarda, diciamo, come si fanno modelli per sovrappressione, eccetera, è un discorso che fanno geologi, geomeccanici. E tutto questo studio, cioè tra l'altro, sul sito del Ministero è tutto disponibile, cioè gli studi che sono stati fatti sono consultabili, sono stati fatti dal Politecnico di Torino e hanno dimostrato che andando in sovrappressione non ci sono gli effetti, non ci sono particolari effetti. Quello che io osservo da sismologo strumentale è che c'è stato un periodo di sovrappressione nel 2011 al 105%, non ci sono stati eventi significativi, perché se ci fosse stato un evento significativo non si poteva nascondere perché l'avreste sentito. Se fosse stato un terremoto di magnitudo 3 l'avreste sentito. Cioè questo, cioè diciamo, quando è stata fatta la sovrappressione non ci sono stati eventi, e il terremoto del 2012 non c'entra assolutamente niente con la sovrappressione del 2011, perché non tiriamo fuori queste cose perché non stanno in cielo in terra. Quindi io però dico, la mia risposta, io mi occupo, sono un sismologo, mi occupo di monitoraggio, leggendo i lavori fatti da esperti di questa materia, io appunto non parlo di cose di cui non sono esperto, mi sembra la cosa giusta. Quello che ho letto di altri colleghi che sono esperti in questa materia e che l'ho letto andando sul sito del Ministero, cioè non è che ho avuto documenti segreti eccetera, l'ho trovato sul Ministero. Erano questi studi del Politecnico che dicevano che i modelli fatti dimostravano che non c'era nessuna possibilità di propagazione delle rotture al di sopra, anche andando al 107%. Paolo, Cavaliera, vuoi aggiungere? Non faccio altro che ribadire quello che appena detto Paolo Aliera, cioè leggendo le documentazioni che sono state prodotte per lo studio di valutazione dell'impatto ambientale si trovano esattamente queste cose che diceva adesso Paolo Aliera, cioè, e che ho anche accennato io brevissimamente nella mia presentazione, cioè ci sono stati fatti degli studi, dei modelli di geomeccanica che dicono che, l'abbiamo già detto, che queste variazioni di pressione al 107% non producono la rottura e quindi non producono fratturazione. Quello che noi abbiamo visto durante la sperimentazione del 107%, che poi è stato il 106 effettivamente, abbiamo visto, non sono stati osservati dei sismi, come ha appena detto Paolo Aliera, e le deformazioni del suolo, le piccolissime deformazioni del suolo che vengono indotte quando si fa lo stoccaggio e quando si fa invece l'estrazione di gas, non sono cambiate, cioè non abbiamo avuto tempo per dirlo, ma molti di voi lo sanno, quando si fa l'iniezione di gas c'è un piccolissimo aumento della quota del terreno che non si gonfia, al massimo di un paio di centimetri, e poi si sgonfia di altrettanto quando viene fatta l'erogazione. Durante il periodo in cui è stata fatta la prova di sovrappressione queste differenze non sono cambiate, e questa è un'altra prova di come effettivamente il terreno ha reagito a questo aumento di pressione non modificandosi rispetto a quello che succedeva prima, cioè quando c'era la pressione al 100%. Quindi sia gli studi modellistici sia i calcoli che sono stati fatti in fase di valutazione di impatto ambientale che le misure che sono state prese delle deformazioni del suolo, questa cosa che sto dicendo delle piccoli rigonfiamenti, piccoli abbassamenti, e ancora più significative i monitoraggi della microsismicità non hanno mostrato alcuna variazione durante la sperimentazione del 107% rispetto al momento, allo standard della iniezione al 100%. Grazie per la risposta, solo perché non utilizzate il sito di Alfonsino? Allora, l'assessore, perché non utilizzate il sito di Alfonsino? Ma credo
credo che non funzioni, ecco, credo che funzioni il microfono, questo dicevo, credo. E Gino, temo che questa sia una domanda che non devi porre a noi, ma al Ministero per lo Sviluppo Economico. Stasera, fra l'altro, vi giustifichiamo, dovrà esserci un rappresentante del MISE, non ci può essere per motivi di salute. E ricorda che queste sono decisioni assunte all'interno della SEN, della Strategia Energetica Nazionale. Non allora, prima di modificare la pressione del sito di Minervio, informatevi, avete il dovere di informarvi, soprattutto c'è l'assessore Gazzol che avrebbe il dovere di informarsi, secondo il mio punto di vista, quantomeno per venire qui. Beh, è un'altra, semplicemente è un'altra concessione, un'altra società, un altro progetto, non c'entra nulla con Stogit. Buonasera, mi presento, sono Vladimiro Boffelli, non abito a Minervio, ma lavoro in Renner. Il Renner è un'azienda del territorio, il Renner tra le altre cose mi occupo di sicurezza sul lavoro. Arriverò certamente a una domanda e non impiegherò molto tempo per lasciare spazio alla discussione. Volevo spiegare perché Renner è un soggetto che si ritiene fortemente interessato. Adesso accendo sommessamente una polemica sui social, se letto di Democrazia Sudamericana, perché magari Renner si è interessato a questo progetto, ero presente alla riunione del 18 di dicembre in regione, ma direi che è del tutto tranquilla la situazione, perché spiego che cosa siamo noi, che cosa facciamo noi. Siamo un'azienda molto giovane nel territorio, abbiamo appena 15 anni. In 15 anni siamo cresciuti, il nostro fatturato è di 120 milioni, abbiamo 320 dipendenti e abbiamo vissuto il terremoto del 2012, come ovviamente tante altre aziende del territorio, e ci siamo preoccupati decisamente, anche se le strutture dello stabilimento non hanno subito dei danni. Però è stato l'evento del terremoto un evento che ci ha fatto capire o ci ha riportato ad una realtà che è quella che l'elemento che poteva essere un evento sismico grave, un vero rischio per l'azienda, per i lavoratori dell'azienda, per il successo, per l'attività dell'azienda. Noi cerchiamo di gestire, io ho la responsabilità anche della sicurezza, tutti i rischi dello stabilimento. È chiaro che di fronte ad un evento del genere abbiamo considerato che dovevamo fare qualcosa anche al nostro interno, perché rispettiamo ma non temiamo la concorrenza internazionale, nel senso che sfidiamo la concorrenza internazionale con i nostri prodotti sui mercati e con successo, però di fronte al terremoto cosa potevamo fare? Abbiamo intrapreso immediatamente un'operazione di miglioramento sismico delle strutture, investendo, partendo dopo gli studi, le valutazioni che sono state fatte, circa 2 milioni e mezzo, e le operazioni si stanno ultimando. Quindi noi siamo veramente interessati e anche preoccupati su quello che si decide relativamente all'attività dello stabilimento Stogit in termini di sovrappressione. Questo per dare, ho fatto questo cappello per dire, rivendico la titolarità di condividere con tutte le persone interessate il desiderio di ragionare da questo punto di vista. Noi in questi anni abbiamo investito nello stabilimento di Minervio mal contati 60 milioni di euro e 2,5 solo per il miglioramento sismico. Dobbiamo anche ai lavoratori che sono in azienda dare delle risposte. Cosa si fa? Cosa si fa? Cosa si fa per l'azienda? Siamo sicuri? Non siamo sicuri? Noi sappiamo che un evento sismico che può danneggiare le nostre strutture, sperando che non ci siano danni per le persone, potrebbe determinare un crollo dell'attività aziendale, perché noi vendiamo un prodotto di consumo che se non consegni lo consegna un concorrente, quindi siamo preoccupati. Preoccupati significa che vogliamo ragionare. E perché siamo preoccupati? Siamo preoccupati perché io ho ascoltato con molto interesse e ho anche apprezzato, dico la verità, mi riferisco in particolare a quello che ha detto dottor Martelli, che ho sentito anche in interviste radiofoniche, per i termini che usa, cioè c'è un approccio a mio avviso scientifico, c'è una quota di, mi permetto di dire, di indeterminatezza, perché non si ha la certezza di tutto. Io non sono un geologo, sono un chimico, ma credo di potermi sintonizzare con questo modo di ragionare. Però allo stesso tempo, quando sento parlare anch'io di 107%,
faccio la domanda banale, stupida, e mi dico, ma perché non 110, perché non 115? Perché questo risponde ad un legittimo desiderio da parte del gestore dell'impianto di potenziare l'attività economica. Però io mi domando sempre se ci può essere un impatto sulla sicurezza del territorio. In questo caso io difendo un interesse aziendale, però il mio discorso può essere allargato. Perché ho chiesto e ringrazio di prendere la parola e poi termino subito? Perché mi è capitata un'intervista del 2014 fatta dal dottor Carlo Doglioni, che è stato anche citato in questa presentazione. Il dottor Doglioni è il presidente degli NGV. Perfetto, perfetto. Al dottor Doglioni chiedevano una valutazione sul rapporto Ichese, che è stato il rapporto che la regione Emilia-Romagna fortemente ha voluto fare di esperti per valutare una correlazione tra le attività di estrazione di idrocarburi e il sisma del 2012. E in effetti il dottor Doglioni non solo estrazione di idrocarburi, c'erano altre attività. Sì, no. Sì, no, certamente. Io adesso c'era anche l'attività di stoccaggio di minerio che è stata esclusa. Sì, io sto semplificando un po' il ragionamento. In effetti l'intervista al dottor Doglioni è, dice, ma la conclusione del rapporto Ichese pone qualche difficoltà di interpretazione, perché virgolettato dice: le informazioni raccolte ed elaborate non permettono di escludere, ma neanche di provocare, la possibilità che le azioni inerenti allo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi nella concessione di Mirandola, questo era il tema, possono aver contribuito ad innescare l'attività sismica del 2012. Il dottor Doglioni dice, vabbè, una conclusione così è stata fin troppo conservativa, e lui dice, io mi sento di poterlo escludere. E perché nel proseguo dell'intervista si sente di poterlo escludere? Perché lui dice, prima di tutto, per una serie di motivi. Il terzo dei motivi dice, perché non sono state in quel sito, che sarebbe quello che era indagato per valutare se poteva essere il sito che innescava il problema. Dice, in quel sito, volevo leggere con precisione, non sono stati iniettati più fluidi di quelli che si trovavano in origine. Quindi non si è determinata un'alterazione delle pressioni del sottosuolo. E dice anche che la sismicità indotta e talora innescata avvengono invece... arrivare alla domanda? Ci arrivo subito. No, corretto, corretto sindaco, non volevo rubare del tempo. Dico invece la sismicità indotta ed innescata accade invece quando non si rispettano le condizioni naturali, ma si riniettono fluidi in quantità superiore a quelle originarie o si aumenta la pressione all'interno del giacimento di gas. Allora, la domanda è, visto il mio limite di conoscenza, dico, mi sembra che quando dica il dottor Doglioni, che è certamente un'autorità in materia, cioè l'introduzione di fluidi come il gas in pressione superiore al naturale, possono costituire motivo di... Questa è la preoccupazione. Concludo dicendo, ma dobbiamo proprio correre un rischio così per un legittimo anche desiderio di allargare il business di Stogit, ma con quali rischi di ricadute? Grazie. Grazie. Buonasera, sarò molto più veloce. Martelli prima diceva che nel database Itaca ci sono appunto delle congruenze che voi chiedete di, alla luce di quelle che sono le risultanze del vostro lavoro, di andare a modificare, però io ho fatto quel gioco che diceva lei, cioè cliccando sulla faglia, poi andando sulle more information. Il problema è che quelle more information ci sono su tutte le faglie della prima padana, cioè sono tutte quante, quindi anche le faglie di Argenta, quelle di Ferrara, di Finale Emilia, sono tutte quante, perché sono tutte quante cancellate quella gomma? No, allora, una secca, allora, non cancella, nessuno può cancellare niente con la gomma, scolorina, bianchetto, quello che più insomma. Vi dico subito che noi abbiamo già convocato un tavolo di lavoro con ISPRA, che è l'ente che è responsabile del catalogo Itaca,
perché dobbiamo, abbiamo le stesse, gli stessi punti di vista, concordiamo, semplicemente in una rappresentazione più corretta di quelle che sono le informazioni che sono contenute. Alcune di quelle faglie, il problema del catalogo Itaca è che io non sono riuscito, non si riesce, ho provato su quel computer, a caratterizzarle in base alle informazioni che ci sono. Quindi questo è sicuramente un servizio che va migliorato, perché bisogna andare a cliccare più avanti, più avanti, più avanti per vedere tutte le informazioni che ci sono. Invece sarebbe bene che le informazioni fossero tutte visibili fin da subito, e questo è quello che noi vogliamo fare con l'ISPRA. Buonasera, io sono Cinzia Cantelli, abito Minervio e parlo come cittadina. E ho ascoltato molto attentamente tutte gli interventi che sono stati fatti stasera, e sono tutti molto interessanti, però io credo che si possa un po' perdere di vista, anche se ne costituisco una parte essenziale, quello che è il problema fondamentale, a mio parere, legato alla presenza di quello che anche il nostro sindaco ha definito come un oggetto ingombrante e potenzialmente pericoloso. Ha sempre delle definizioni molto azzeccate. Ovvero, è vero che la conformazione del nostro territorio, del nostro sottosuolo, e quindi i rischi sismici sono molto importanti, però è l'esistenza in sé di questa attività che è pericolosa e che quindi deve essere soggetta a continui controlli. Il CTR, che è il Comitato Tecnico Regionale di Alba Emilia Romagna, che non è mai stata citata ma è fondamentale, definisce, indica tutte le gli insediamenti, adesso io li definisco in questo modo, tutti gli insediamenti che in Emilia Romagna hanno un carattere di pericolosità e sono da Piacenza, Rimini, circa un'ottantina. Di questi ve ne sono alcuni, un numero molto più ridotto, tra i quali rientra il nostro impianto di stoccaggio, tra quelli che hanno un rischio di, e quindi una pericolosità insita nello svolgimento stesso dell'attività in quanto tale, molto elevato. Quindi questo vuol dire che la Stogit, quando opera, quando funziona, quindi quando lo stabilimento è in funzione, può creare dei problemi nel sottosuolo. Poi tutti gli esperti qui ci dicono, ma in realtà sono, per quanto riguarda la sismicità, il collegamento, fenomeni sismici, non sarò tecnica, quindi scusate, ma vorrei solo cercare di arrivare al concetto. Ci dicono, no, in realtà non è così, benissimo, prendiamo atto, però ricordiamoci che ci sono anche dei pericoli sopra il suolo e sono quelli che noi viviamo tutti i giorni. Quindi qui parliamo in un certo senso anche di potenzialità, mentre le emissioni di metano, di oli, di gas inquinanti che sono collegati necessariamente, non perché sia un'attività illegale, per carità, comunque tutti questi inquinanti che produce la Stogi, come sicuramente anche tanti altri stabilimenti, quando funziona, richiedono un particolare controllo. Se ARPA ci dice, guardate che è tra i 4-5 stabilimenti che in tutta l'Emilia Romagna sono più pericolosi, forse è necessario che ci siano dei controlli molto serrati. Io ho guardato, mi dispiace però perché che non ci sia nessuno di ARPA, quindi potrei dare delle informazioni non corrette, perché ho guardato il sito di ARPA Emilia Romagna, che mi sembra molto ben fatto, ma mi autolimito sempre nella lettura. Nonostante questa definizione, ARPA mi viene a dire che però ha fatto l'ultimo sopralluogo, almeno così risulta, nell'impianto di stoccaggio nel 2011,
e ha fatto l'ultimo diciamo report sulla nocività delle emissioni dell'attività Stogit nel 2014. A me sembra molto, ma molto poco. Poi, altra cosa, il sindaco stesso diceva che è stata subito molto forte l'allerta e l'attenzione che la nostra amministrazione ha posto proprio sulla questione della sicurezza, della tutela della salute pubblica, e ci dice, se ho capito bene già dall'amministrazione Giacomino Simone, arrivo, scusate, era per... ci dice che la domanda è strettamente legata a questo, scusate, ma io ci dice è stato richiesto il posizionamento di una centralina perché venga verificato il... Io non sono né a favore né contro di nessuno, io sono a favore dei cittadini di Milano e della Repubblica, basta. Allora questa centralina sarebbe di fondamentale importanza. Per quale ragione? Perché le due uniche che abbiamo più vicine sono una a Cento e una San Pietro Capofiume, mi sembra. Cioè, sì, Molinella, San Pietro Capofiume, quindi 20 km da una parte e 15 dall'altra. Io non lo so se sono in grado di monitorare la nostra aria, però io credo che il monitoraggio costante e giornaliero della nostra area sia molto importante. Allora, poi chiudo, sovrappressione. Allora, se io adesso non voglio neanche entrare nel merito di quello che è stato detto, qual è il fine di puro sfruttamento economico e quant'altro, sempre ricordandoci che Senam è una società adesso privata e quindi immagino che abbia delle finalità di reddito e non intenda semplicemente... No, scusami Cinzia, perché questo viene sempre fuori e regolarmente il giorno dopo mi chiamano da Snam per dire devi... Snam è una società ancora pubblica, una parte del capitale sul 30%. Mercato è di proprietà della, è controllata dalla Cassa Depositi e Prestiti, come certo, ma non è per la percentuale. Cassa Depositi e Prestiti esercita la cosiddetta influenza dominante, quindi di fatto ne determina lì, perché sennò tutte le volte il giorno dopo c'è qualcuno di standard che mi chiama e dice devi spiegare ai cittadini che siamo una società pubblica. Quindi lo dico, Snam è una società pubblica, correggo quello che è stato detto. Detto questo, tutto il resto torce di fuori. Vabbè, allora guarda, vi farò parlare con l'addetto stampa che mi chiama il giorno dopo per fare le presentazioni. Non so cosa dire. Comunque, scusa, posso dire, posso andare avanti? No? Non volevo entrare nel merito di quello. Volevo dire che comunque la sovrappressione, al di là dei problemi sulla, che può avere, che sono molto importanti, secondo me, su quello che è il nostro sottosuolo, crea altrettanti problemi sul suolo, cioè sull'area che respiriamo, non solo noi ma anche i nostri bambini, e quindi e questo è fondamentale. Ecco, allora io quello che chiedo qua è questo, e per fortuna che comunque c'è la regione che dovrà dire qualcosa in termini di sovrappressione, e io credo che, spero, siamo ben tutelati. La domanda è questa. Allora, c'è la possibilità che ci siano e vengano introdotti dei controlli seri, effettivi e continuativi, e che ne venga dato atto ai cittadini da parte di tutte le istituzioni che devono operare in questo senso, e che sono i Vigili del Fuoco, e che sono Alta Emilia Romagna, e che sono il prefetto, il quale deve aggiornare un programma di evacuazione, perché emergenza mi sembra che si chiami esterna, che risale a oltre 10 anni fa. Quindi secondo me, io quello che noi dobbiamo ottenere è che c'è sì sicuramente un impegno del nostro comune, ma io chiedo soprattutto che ci sia in questo quali misure il nostro comune intende mettere, il nostro comune perché noi ovviamente ci riferiamo a lui,
abbiano la possibilità di mettere in campo perché ci sia una vera rete complessiva di protezione della salute pubblica. A posto. Bene, grazie. Relativamente all'argomento di stasera in senso lato, cioè centrale dell'esame, ci sono tantissimi profili da approfondire, quelle che chiameremo le matrici di rischio. Stasera abbiamo deciso di concentrarci, e guardate che ora abbiamo fatto, solo per parlare dei problemi geologici. Faremo in un'altra occasione una serata dedicata al piano di emergenza esterno, faremo magari in un'altra occasione una serata dedicata alla qualità dell'aria. Se già stasera non sono bastate 2 ore e mezza, quasi 2 ore e 40, per parlare di un singolo problema, capite che mettevamo troppa carne al fuoco, non c'è nessuna volontà di essere elusivi, solo di parlare di singoli argomenti con il dovuto tempo e la dovuta specificità. Comunque non c'è problema a dare una risposta estremamente sintetica. Per quello che riguarda la centralina della qualità dell'aria, è una proposta che fu già avanzata ad ARPA, quando era ancora solo ARPA, ormai 15 anni fa, ARPA non la ritenne necessaria. L'abbiamo riavanzata ad ARPAE, quindi anche la E finale, che mi dà il genitivo latino, l'abbiamo ripresentata poco tempo fa, si è ridato la stessa risposta, cioè ci ha detto che le centraline dove sono per la modellizzazione che hanno della qualità dell'aria sono ritenute assolutamente sufficienti. I controlli che vengono effettuati su questo impianto dalle amministrazioni, dal combinato disposto delle amministrazioni pubbliche, ripeto, stasera abbiamo solo uno spaccato di queste, quelle relativamente ai problemi geologici, ma io mi fido ciecamente di tutte le altre nostre, della filiera completa delle nostre pubbliche amministrazioni, di tutti i nostri colleghi, che sono quelli della regione e del ministero, ma che sono quelli di ARPAE, quelli di Vigili del Fuoco, dell'UNNI e delle altre amministrazioni preposte, perché tutte le volte che io ho avuto modo di relazionarmi con queste, io ho sempre trovato dei colleghi professionali, diligenti, che avevano assolutamente gli occhi sulla palla. Quindi vi prego, se non ci sono degli elementi di dubbio fondati, di non partire dal presupposto che i colleghi dell'altra pubblica amministrazione non stiano facendo in piena competenza e consapevolezza bene il loro lavoro, perché credo che a nessuno di voi farebbe piacere che senza un fondato motivo si limitasse del vostro lavoro. Quindi non vedo perché, anche se parliamo di sicurezza, che è un argomento delicatissimo, mi ne rendo conto, dobbiamo partire dal presupposto che i colleghi di altre pubbliche amministrazioni non stiano lavorando bene. Scusate, sono Luca Ricci, chiedo scusa alla popolazione, non a voi, per i motivi che adesso vi spiego, perché voi siete amministrativi, quindi dovete tutelare la popolazione. Perché dico questo? Mi presento, perché molti non mi conoscono, sono di Minerva da 30 anni, sono nato a Bologna, sono abitato a Quarto, a Granarolo, quindi tutto il contesto di questo territorio l'ho vissuto e lo conosco perfettamente. Conosco moltissime persone, non sono conosciuto da tanti. Io sono un ingegnere esperto, così si dice, delle tensioni e degli stati di tensione. I miei colleghi dicono che sono del migliore del mondo, io non credo, d'Europa, non credo, forse in Italia qualcosa dico, giusto per dire, perché io sono stato chiamato alla Ferrari, ho progettato motore Schumacher, ho progettato sommergibili, stazioni petrolifere, sono uno dei consulenti della DOT addirittura per quanto riguarda tutte le tensioni del terreno quando andiamo a fare delle situazioni di sconvolgimento, diciamo, sotto una certa quota. Quindi io parto da un presupposto delle mie competenze tecniche, che sono al lato di ormai 60 anni di studi, dove mi faccio ancora adesso delle notti, fino a mezzanotte, fino a una, cioè, perché sono appassionato, quindi non perché sono bravo, perché mi piace questa materia. Quello che dico è che esiste una situazione che viene gestita proprio da quelli che hanno queste competenze delle tensioni e degli stati di crisi, che non siamo molti, perché bisogna essere capaci di appassionarsi alle matrici tensionali dei terreni, dei materiali, che sono cose anche abbastanza noiose, fanno parte della scienza delle costruzioni avanzata. Per fare un esempio, gli enti vi fanno la statica, è un po' più statica, i meccanici fanno la dinamica e la cinematica, i meccanici aeronautici, i meccanici motoristi fanno la cinematica e la dinamica calda, poi ci sono gli aeronautici che fanno le vibrazioni, insomma c'è una scienza che procede. Cosa succede quando si fa un progetto? E questa sarà una domanda che lascio. Quando si fa un progetto, la prima cosa, soprattutto adesso che l'evoluzione della società diventa anche problematica per l'aumento demografico, per cui ogni 15 anni siamo 1 miliardo in più, e quindi
ci si pone questi problemi perché non siamo più in mezzo alla zona deserta, che questo progetto abbia delle condizioni di sicurezza sempre più assolute, fra virgolette. Quando si fa un progetto sulle condizioni di sicurezza, la prima cosa che si studia è quello che è lo stato dell'arte della crisi e quelli che sono i segnali che un determinato territorio, in questo caso un terreno, dà di quello stato dell'arte di crisi. Quando si va a vedere una faglia, come mi hanno fatto vedere questi miei colleghi geologi, non ingegneri, come me, ma insomma geologi, quello che mi hanno fatto vedere è una piantina dove ci sono le faglie, dove ci sono queste faglie. Allora, l'incapacità, diciamo, del lavoro dei vulcanologi, dei geologi, è quella della monitorizzazione di quello che succede, monitorare l'ambiente, cosa succede, registrarlo, fare gli archivi e stabilire una, diciamo, una probabilità da lì in poi di quello che succede. Per me invece è diverso. Io quando faccio un progetto, io e tutti i miei colleghi di questo tipo, andiamo a prevedere prima di fare delle installazioni civili o industriali che dove viene implementata questa installazione non ci sia neanche la possibilità che succeda qualcosa. Da quei dati che vi hanno fatto vedere, da quei grafici che vi hanno fatto vedere, ci sono elementi che sono ad esempio l'angolazione delle faglie, che avete visto, che determinano i cosiddetti alfa K, che sono stati di crisi che indicano quanto una crepa può procedere velocemente nel caso succeda un evento. Noi abbiamo nel nostro protocollo di progettazione una, diciamo fra virgolette, una tipologia di progettazione di base che è quello dell'evento dei 10.000 anni, che poi può succedere domattina o fra un minuto. Cioè ci si chiede che cos'è che in 10.000 anni può sconvolgere un territorio da un attimo all'attimo successivo. Può venire un terremoto fino al settimo, ottavo, nono grado della scala Richter, può arrivare un maremoto, può esserci un vento a 500 km orari, è successo già quest'anno in un'area del mondo che ha sconvolto le Filippine, oppure ci può essere un'elevazione del grado della temperatura a 100 gradi o a meno 80. L'uomo, quando noi progettiamo su questi parametri, deve essere al sicuro. E la sto arrivando, cioè, quando noi vediamo questo tipo di progettazione che ha saltato tutte quelle che sono le considerazioni di non progettare dove c'è il pericolo, vuol dire che alla base di questo studio, alla base, quindi non contesto il loro lavoro di monitorizzazione di quello che sarà dopo, io contesto il progetto alla base, forse anche del Politecnico di Torino, che adesso mi impegnerò andare a vedere che cavolo hanno scritto, che io non sono d'accordo, perché gli elementi che ci sono già lì, già quello che ho visto, determinano semplicemente la decisione che un'infrastruttura di questo tipo non poteva essere implementata in questo territorio, proprio perché da lì si vedono già degli stati di crisi pericolosi. Non solo, ma questi stati di crisi possono succedere sulle faglie attive, ma maggiormente sulle faglie che sono cosiddette morte, perché sulle faglie attive abbiamo molto da poco, ma sulle faglie morte, che sono di 60.000, 50 milioni di anni fa, non sa nessuno quando quella faglia si può svegliare per motivi geologici diversi. In ogni caso, non scendo in questi particolari, quello che voglio dire è se vi sono delle relazioni fra il vostro lavoro e quello dell'Istituto del Politecnico per valutare lo stato di crisi preventivo, non di monitorizzazione quando magari succede il guaio, ma preventivo, cioè, mi ripeto, la simulazione ad esempio di quello che può succedere in queste condizioni quando abbiamo un sisma del sesto grado, oppure se succede che praticamente abbiamo una sovrappressione che va a 107 più volte, perché noi sappiamo che per gli effetti della teoria delle membrane un conto è avere un serbatoio che rimane leggermente sottotensionato e un conto è ripetere questa tensione in continuo nel tempo. Questa è la mia domanda. Grazie, scusate l'infrazione. Luca, non so, la risposta è sì, è stato valutato, è l'elemento della modellizzazione geomeccanica di cui si è detto prima. Va bene, io, guarda, io ho un'abitudine un po' diversa dalla tua, in genere prima di contestare un documento me lo leggo, tu dici non l'hai letto, lo contesti già, io non. Io contesto anche che quelli che vengono dopo non abbiano
preso atto. Contesti. Non c'è di base questo studio, non c'è di base la simulazione, la transizione. Ma se non l'hai letto, vabbè, passiamo alla domanda. Io sono Fiorella Belpoggi, sono una cittadina di Minervio. Ho competenza in generale sul tema dell'ambiente e della salute e soprattutto mi pregio del fatto che i cittadini di Minervio mi vogliono un gran bene e mi dimostrano ogni giorno grande fiducia, tant'è che non avrei neanche voluto intervenire perché è un tema che conosco pochissimo, però mi faceva piacere dirvi cosa penso di questa storia, anche perché tutti voi sapete che io abito praticamente in linea d'aria di fronte alla centrale. Sono direttore del centro di ricerca Ramazzini, assessore, non ho avuto mai il piacere di incontrarla, però questa è un'occasione fuori dagli schemi che forse ci fa conoscere meglio. Ecco, io devo dire che ogni volta che affrontiamo i problemi dell'ambiente noi ci troviamo di fronte ad una situazione come quella del padre di famiglia che arriva a casa, trova la casa allagata, alza gli occhi, vede il rubinetto aperto, il lavandino probabilmente tappato, tutta l'acqua che cade per terra, e che cosa fa? Non chiude il rubinetto, non toglie il tappo, ma prende gli stracci e raccoglie l'acqua per terra. Ora, per evitare questo tipo di approccio, che sarebbe tremendo per tutti noi, perché non nego che anch'io sono preoccupata di avere del gas ad alta pressione sotto la mia casa, mi chiedo prima di tutto se sia indispensabile avere questo aumento di pressione, perché credo che ora, sul fatto che questo progetto sia avviato, io speravo sulla TAP che non venisse approvata, ma ho visto che le cose sono andate esattamente in altro modo. Comunque, visto che la TAP c'è, visto che sono stati investiti miliardi, noi possiamo metterci tranquilli, ma dobbiamo chiedere di non asciugare quegli stracci. Ecco, dobbiamo chiedere di chiudere il rubinetto. Il rubinetto lo possiamo chiudere in primis tenendo la pressione ai livelli che abbiamo sempre avuto, cioè quelli naturali, e non metterli sottosuolo in criticità, prima cosa. Seconda cosa, mettere in atto tutte quelle situazioni di monitoraggio che ci permettono di avere fiducia nell'amministrazione. Io sono una persona che si fida dell'amministrazione pubblica, moltissimo. Credo che nel momento in cui li eleggo, non ho mai mancato una votazione, perché ritengo che eleggere le persone che ti rappresentano sia un privilegio, vediamo tanti paesi che questo privilegio non ce l'hanno più, però voglio fidarmi dei miei amministratori, voglio essere sicura che quando patteggiano, patteggino per me, per noi, non per la Stogit, come si chiama Stogit, non per la SNAM, non per chi sulla nostra pelle fa i soldi e non ci dà niente in cambio. Quindi la mia domanda è questa: assessore, si prodighi perché ci mantengano la pressione a 100. Noi 107 non lo vogliamo. Mi chiamo Lauro, volevo solo dare un parametro, ma credo che la domanda della dottoressa Fiorella sia la domanda più importante. E ne vale la pena realmente. Cioè, qui a Minervio transitano e gestiamo, credo, 40 miliardi di metri cubi di metano. 2 miliardi e mezzo sono quelli stoccati che vengono messi giù e tirati su tutti gli anni. Questo 7% vuole dire 400 milioni di metri cubi. L'1%. Allora, dobbiamo andare a cambiare degli equilibri naturali per 400 milioni di metri cubi su 40-42 che gestiamo già? Convincetici di questo. No, scusate, perdonami. Noi non vi convinciamo per nulla di questo, perché questa non è un'iniziativa né della Regione, né del Comune di Minervio, né di NSV. Questa è una proposta nata anni fa, neanche da Snamados, è nata dal Ministero. 12 anni fa, a seguito di numeri, la crisi ucraina è stata 10 anni fa, 12 anni fa non mi ricordo quale altra
grande domanda ci fu di gas naturale, per cui si attinse alle riserve strategiche nazionali, che sono quelle, c'è una definizione nazionale, sono quelle che servono per fornire l'utente per 30 giorni in consumo, una cosa del genere, insomma, si andò ad avevamo il serbatoio in rosso e il ministero, cioè sono 12 anni in cui i governi di più o meno tutti i colori hanno confermato questa iniziativa. Dovrebbe esserci stasera il rappresentante del ministero e questa è una parte del ministero, quindi perdonami Lauro, possiamo discutere di tutte le altre cose come abbiamo sempre fatto più o meno costruttivamente, ma sai che questo tema non lo devi porre alle persone che sono qui, perché io lo dico molto francamente, se non ci fosse il progetto di sovrappressione, beh, guarda, stasera abbiamo altro da fare, come credo tutti quanti, e staremo tutti molto più sereni. Il punto però è, ci sono dal punto di vista tecnico-scientifico delle criticità per le quali noi possiamo farci valere o no? O ci sono solo delle legittime, perché le paure sono sempre legittime, delle legittime paure? Perché se ci sono queste, non possiamo andare in conferenza di servizi con questo tipo di argomentazioni, è chiaro. Se invece il tema è convinceteci che questa cosa è necessaria, mi dispiace, io me ne prendo già tante di croci più o meno mie, questa non è né mia né della regione. Vabbè, adesso allora dopo risponderà l'assessore Cantolo per se stesso, però non ho voluto fare l'avvocato difensore della regione, ma non mi pare che questa sia un'iniziativa chiesta dalla regione Emilia Romagna senza l'inteso della regione. No, allora aspetta, quello è un altro discorso ancora, però dato che la tua domanda era convinceteci che no, non ti convincerò perché non siamo noi a volere questo progetto, questo deve essere molto chiaro. Noi siamo chiamati a gestirlo e a trovare le condizioni perché sia il più sicuro possibile alle condizioni date da qualcuno che da un livello di governo superiore, non guardo in alto solo al governo, che è il governo della Repubblica Italiana. È chiaro questo? Prego, le prossime domande. Claudio Nadalini. Adesso il livello scade, sono sicuro. Dopo aver sentito la dottoressa Terranazzini, guarda, in effetti anch'io volevo fare un intervento così. Però dopo aver sentito queste ultime due parole, veramente dico, sindaco, ma non sei credibile, ti rendi conto? Ma mettiti la fessettina tricolore, vai davanti alle istituzioni che... e vai a dire che noi questo progetto non lo vogliamo, dovete già farlo loro, però secondo me sei ancora in tempo, e sono ancora in tempo tutti quei signori lì, compresa l'assessora, che secondo me ti assumete questa responsabilità. Vi faccio una domanda: domani viene un terremoto qua, noi sapete chi diamo la colpa? A Gesù Cristo, perché siamo stati cattivi, o perché è stata la sfiga, o perché è stato il destino cinico e baro? Se invece voi date l'autorizzazione a mettere la sovrappressione e viene un terremoto, non so in quale condizione potreste giustificare, nel senso che noi sapremo già a chi dare la colpa, anche se qualora non l'aveste, comunque la colpa sarebbe la vostra perché verrà la sovrappressione. E sapete come andrebbe a finire tutta questa questione? Che tutti voi, come state facendo adesso, soprattutto da sento che fate lo scaricabarile a vicenda di responsabilità, io non l'ho voluta la sovrappressione, sono loro che l'hanno voluta. Allora, tu la vuoi, l'assessore la vuole, i geologi della regione la vogliono, alla fine viene un terremoto, le nostre case, se non ce la siamo la pelle, vengono giù, a chi andiamo a chiedere i danni? A chi andiamo? A voi? Mettete una firma stasera davanti a tutti che vi ritenete responsabili di quello che avete dichiarato stasera. Io di tutte quelle spiegazioni che ho fatto, cioè ammetto, sono... cioè non ho capito un cazzo, mi dispiace ragazzi, non ho capito un cazzo, però a me resta solo il fatto che voglio delle responsabilità, perché sapete come va a finire questa storia se viene un terremoto? Che voi vi attribuite responsabilità, io, ma è stato lui che ha dato l'autorizzazione, lui, sai, è stato il ministero che ha dato l'autorizzazione, alla fine sapete dove andiamo a finire? Facciamo le solite commissioni di inchiesta, famose, famosissime in Italia, le commissioni di inchiesta italiane, che vanno a finire, che fra 30 anni, quando non ci sarò più, porca vacca, che mi scoccerà non vedere come andrà a finire, diranno, ragazzi, se vi spiace, purtroppo la colpa è stata di Gesù. Sì, buonasera, io sono Nicola Maroli, sono il presidente dell'associazione Mezzanotte che per me è Proambiente Terra di Pianura, e al momento stiamo seguendo questa faccenda. Io non volevo intervenire, però sono stato chiamato in causa, quindi volevo solo dire una cosa. Non volevo intervenire perché io le cose le ho già dette, andate sul sito miniardelocrema.org, trovate la mia presentazione
del 24 maggio, le interviste che ho fatto in radio e le altre cose le dirò nelle prossime settimane, quindi non mi voglio tediare su questo. Però volevo puntualizzare un fatto. Tu, Lorenzo, hai fatto vedere, e non volevo che questo creasse un equivoco, che ci sono state diciamo consultate tre persone, Armaroli, Chigli e Pignone. Ecco, io volevo precisare un fatto molto, molto rilevante. Io questi signori non li ho mai visti in vita mia, nel senso che il sindaco ha chiesto a me la questione se c'era un miglioramento delle emissioni delle turbine di spinta a seguito del cambiamento, io dissi di sì, in effetti così è, perché le misure questo dicono. Poi chiese ai geologi le cose relative alla sovrappressione. Io ho fatto parte di numerosissime commissioni, gruppi di lavoro in Italia, all'estero, eccetera, ma ti devo dire, sindaco, che non mi è mai successo di non essere stato convocato assieme agli altri membri. Cioè io, questi signori, non so neanche chi siano, e loro non sanno probabilmente chi sono io. Quindi questo metodo che tu hai dichiarato trasparente, francamente, lascia molto perplesso. Perché se una commissione è tale, una volta almeno nella vita queste tre persone si devono incontrare e decidere. Allora, non è una commissione, perdone, ma ne abbiamo già parlato. Erano tre pareri distinti. Tre pareri distinti, e dopo chi ha fatto la sintesi? Tu. Quindi questo qui è un modo di operare, che io, ripeto, ho fatto parte di commissioni tutto in fondo, non mai sperimentato. Questo lo devo chiarire, perché fosse chiaro che io non ho fatto parte di nessuna commissione, e soprattutto io non ho avuto il piacere di conoscere quei due signori. Per quanto riguarda le altre cose, io non faccio domande, però mi sono sembrati molto interessanti cose che non sapevo, gli interventi dettagliati, che gli ha detto, ma tutte le faglie di questa zona sono del Pleistocene inferiore. Quindi su questo, Paolo, Luca, cosa ci dite? Perché se sono tutte del Pleistocene inferiore, se vado a vedere quella di Medolla, così ha detto Tagliati, mi fido, un giornalista avrà fatto un'inchiesta, un'indagine. Quella di Medolla, quella di Argenta, quella di Ferrara, sono tutte classificate al Pleistocene inferiore. Allora, cosa caratterizza questa che passa qui sotto rispetto a quelle che ci richiamano qualcosa, che credo che a tutti quanti sia ben presente? E l'altra domanda è importante, anche questa non la sapevo, del dottor Buffelli, delle dichiarazioni del presidente dell'INGV, che ha parlato che attività di questo tipo, sopravvista minendo, e ripeto, da quello che ho sentito, l'ha detto il presidente dell'INGV, comportano un rischio considerevole. Penso che questi due fatti siano importanti. Io in mezzo a tutta questa marea di informazioni, penso che siano più importanti. Infine, voglio dire che nella seconda metà di febbraio la nostra associazione in questa sala farà un'altra serata, e avrò tempo lì di dire tante altre cose che sono un po' di mediario ulteriormente. Grazie. E tutti, ovviamente, tutti siamo invitati, con certo sindaco, l'assessore, gli amici Paolo, Luca e Paolo. Buonasera. Sì. Mi chiamo Massimo Corazza, abito a Baricella e questa sera voglio parlare in veste di proprietario, fortunatamente o sfortunatamente, di una porzione di Capannone nella zona industriale, perché il tema che ha anche, cioè l'ultima frase del dottor Paolo Augliera si riferiva appunto ai capannoni, all'attenzione nella costruzione degli immobili e via discorrendo. Non dimentichiamoci che la zona industriale di Minervio, i capannoni della zona industriale di Minervio, nella quasi totalità sono edifici costruiti prima del 2003, quindi a norma, ma prima del 2003 non c'erano le norme sismiche che ci sono adesso, e di questo dobbiamo tenere ben conto. Prima il dottor Buffelli di Renner ha parlato di preoccupazioni lecite, e mi risulta che la Renner abbia un capannone, almeno il capannone principale, costruito dopo il 2003, quindi già ben predisposto a eventi sismici. I capannoni nei dintorni non lo sono, quello che possiedo io non lo è, perché è stato costruito prima del 2003. Allora mi sono posto questo problema, ho chiesto a un assicuratore quanto costa una polizza assicurativa per il capannone. Mi è stato risposto, fatto 100 il valore di costruzione a nuovo, la polizza costerebbe 140 euro all'anno. Cosa coprirebbe? Coprirebbe il danno dall'essere raso al suolo, ma anche il danno sull'immobile parziale. Non coprirebbe i danni alle persone, che sono le cose più importanti, e i beni eventualmente presenti all'interno.
Allora, a quel punto ho fatto un'altra domanda all'assicuratore, ho detto, ma per avere un'idea, se io assicurassi invece l'automobile per furto incendio, per avere un'idea in termini statistici di probabilità, quanto mi verrebbe a costare? E lui mi ha detto, beh, fatto 100.000 euro il valore dell'automobile, l'assicurazione costerebbe 1.500 euro. Quindi in termini di probabilità, diciamo, l'evento sismico è classificato, cioè è considerato un decimo circa rispetto all'evento di furto di un'automobile. Peccato che un capannone abbia una vita utile ben più lunga di un'automobile, quindi la probabilità alla fine non è così remota relativamente a un evento sismico. E quindi, come dire, questo è il preventivo a oggi, quindi in assenza di ipotesi di esercizio in sovrappressione. Questa sera abbiamo parlato di eventi sismici, quindi il tema è la possibilità che venga un terremoto. Bene. Allora, la mia domanda è, già così siamo, secondo me, abbastanza, cioè, possiamo stare abbastanza preoccupati relativamente al rischio di un terremoto. Con la sovrappressione, io questa sera ho sentito molti forse, circa, cioè dei politici presenti e dei tecnici presenti, c'è qualcuno che sottoscrive l'affermazione, cioè ci mette la firma, che l'esercizio in sovrappressione non aumenta il rischio sismico del territorio e non è in alcun modo in grado di innescare o indurre eventi sismici? Se noi all'inizio della serata, se uno di voi all'inizio o tutti voi all'inizio di questa serata aveste fatto questa osservazione, l'avremmo tenuta molto più corta. Quindi la domanda è: potete sottoscrivere questa affermazione? Grazie. Cioè, in pratica è questo, cioè, ho sentito dire che è stato dimostrato che non c'è rischio sismico indotto. In realtà, sentendo le dichiarazioni lette prima, mi è venuto il dubbio, ma cioè, cosa è stato dichiarato? Che è dimostrato che non c'è rischio o non è dimostrato che c'è rischio? Cioè, sembra una domanda alla Marzullo, però quel non spostato è un po' fa la differenza. Cioè, è dimostrato che non c'è rischio, se si va in sovrappressione non ci sarà rischio sismico, è una cosa dimostrata, ma non con modelli matematici si possono sempre cambiare, dico proprio. C'è la certezza scientifica che non ci può essere un rischio sismico, oppure semplicemente non ci sono prove che ci sarà, però non si sa, tutto un forse. Il rischio mi sembra ci sia, perché si parla di monitoraggio, di controllo, di casi concreti. Quindi, siccome tutto questo porta un rischio poi a casa mia, se qualcuno deve guadagnarci, però il rischio forse me lo accollo io, dico, ma no, grazie, non vorrei. Io volevo dire solamente questo. Mi sembra, ho assistito con grande attenzione a queste altre dibattiti, e mi sembra che venga fuori una situazione un po' paradossale. Sembra che ci sia una contrapposizione tra chi, cioè, esiste un problema che è a rischio, e mi pare che sia questo concetto, questa presenza sia condivisa sia dall'amministrazione che dalla popolazione, diciamo, in generale. C'è potenzialmente un rischio. Poi invece dalle dichiarazioni sembra che ci sia qualcuno che è come dire, contro l'iniziativa Stogit e qualcuno che pare difendere la Stogit, che non credo che corrisponda alla realtà. In altre parole, quello che voglio dire è che la posizione dell'amministrazione non vorrei che venisse presa come una difesa della posizione Stogit o dell'interesse Stogit. A questo punto il problema però rimane sul fatto che manca sempre e comunque il diretto interessato, dovrebbe, come dire, a mio modo essere lui che dovrebbe perorare la causa, e poi ci dovrebbe essere sempre alla base, ripeto, questo confronto tra i tecnici, che dovrebbero supportare, se non sollevare completamente, la parte politica da queste decisioni. Queste sono decisioni che spettano esclusivamente alla competenza tecnica. Noi abbiamo sentito, io ho apprezzato gli interventi e come dire, la chiarezza anche dell'esposizione, ma non sono in grado di competere. Poi
ognuno di noi ha le sue esperienze, ognuno di noi porta avanti, però non credo che sia questo il livello che possa poi portarci serenamente ad affrontare il tema rischio che c'è in questo intervento. Allora chiedo, ma è possibile che si possa fare, non dico uno stop, ma un punto, una focalizzazione su questo tema e coinvolgere Stogit e i livelli diversi di pubblica amministrazione per rivalutare questi, per far sì che vengano rivalutati questi rischi di sopra? Io, guardate, devo dire che non perché sia l'ultimo, ma condivido molto le ultime parole che sono state dette, nel senso che faccio assolutamente mio l'approccio che diceva poco fa Fabrizio Casaroli. Cioè, in effetti, quando si creano queste contrapposizioni, supposizioni, dopo sembra che chi vuole adottare un certo metodo, il metodo scientifico, dell'analisi tecnico-scientifica la più corretta possibile, finisca con l'essere contrario a chi parla di pancia e quindi a favore. No, non è così, lo dico molto chiaramente. Per quello che riguarda, posto che ogni amministrazione si muove nel solco delle proprie competenze e nel principio di legalità della nostra pubblica amministrazione, ricordiamocelo sempre, il Comune di Minerva non si è limitato a questo. Quindi, perdonatemi, ma chi dice assumetevi le vostre responsabilità mi fa un pochino ridere, detto con tutto il rispetto. Il Comune di Minerva è andato ben oltre. Cioè, dato che il Comune di Minerva avrebbe potuto sì fare lo scaricabarile e dire oh, noi ci dobbiamo poi limitare solo a dare il parere di compatibilità urbanistica, dato quello siamo già a posto. Invece no, non ci siamo accontentati. Insieme alla Regione, che si è fatta assolutamente da partner in questi anni e che non smetterò mai di ringraziare, noi stiamo facendo, perché questo ancora sfugge, stiamo facendo uno studio scientifico di livello avanzatissimo su quello che accade nel sottosuolo. Quindi non ci siamo accontentati di quello che ci ha raccontato il soggetto proponente, il consulente del soggetto proponente o la stessa valutazione della via, che comunque in un qualche modo richiama quello che adesso stiamo facendo. Abbiamo preteso di utilizzare la migliore scienza possibile per fare gli approfondimenti del caso. E perdonatemi, questa è un'eccezione. Cioè, normalmente in Italia, ma non solo in Italia, capita l'esatto contrario, cioè che non si facciano questo tipo di approfondimenti. Qui invece, mica perché siamo alla ricerca di applausi, di consenso e di medaglie, qui dove c'è un'amministrazione comunale insieme ad un'amministrazione regionale che hanno voluto andare oltre e approfondire il più possibile, si dice no, non va bene, tutto da prendere e da buttare via. Insomma, quantomeno mi verrebbe da dire, se davvero si ha a cuore l'ambiente e si ha a cuore un metodo di lavoro scientifico che vuole sempre approfondire i problemi, quantomeno questo aspetto dovrebbe essere, come dire, se non apprezzato, perlomeno riconosciuto da questo punto di vista. Detto ciò, come stavo accennando prima, per me i progetti che arrivano da Stogit non sono trattati da questa amministrazione diversamente dal progetto di chi vuole fare una casa, di chi vuole progettare una strada, vuole aprire un'attività commerciale. Si guardano alla luce della normativa tutti i possibili aspetti autorizzativi o meno, tutte le criticità, le opportunità, e alla luce di quello si matura una posizione. Detto ciò, io guardate, l'ho detto l'altro giorno in intervista in radio, l'ho detto nell'altra, l'ho accennato poco fa, lo ripeto anche stasera, la nostra amministrazione, detta proprio pane al pane, se non ci fosse la sovrappressione, ma staremo tutti meglio. È chiaro questo? Nel momento però in cui ci viene detto assume una posizione sulla sovrappressione, io lo faccio alla luce delle migliori competenze tecniche e scientifiche che mi vengono messe a disposizione dalle strutture tecniche delle amministrazioni che abbiamo, da quella che è la letteratura scientifica, eccetera. Non ci accontentiamo e vogliamo un approfondimento ulteriore, che è vero che viene effettuato non sulla sovrappressione, perché le linee di guida si applicano sull'attività di stoccaggio ordinaria ancora in presenza, ma certamente ci forniscono e ci forniranno delle informazioni tecnico-scientifiche ulteriori che ci consentono di inquadrare meglio il problema, che è poi la base del metodo induttivo scientifico, cioè avere la maggiore base induttiva per poter fare delle previsioni. E prima si diceva il modello, ma i modelli, guardate che ci sono pezzi importantissimi di tutta la nostra cultura scientifica nei vari ambiti che si basano su modelli. Cioè il modello non è un tirare a caso, come si diceva prima, è uno studio il più approfondito, almeno in questo caso, uno studio il più approfondito possibile su di un giudizio prognostico il più approfondito possibile su che cosa accade nel sottosuolo, cioè quale sia la relazione fra evento e conseguenza, una ricerca di un nesso causale. Di questo si tratta, non lo trovo davvero una cosa così da sottovalutare.
Allora, io darò le risposte per quelle che sono gli argomenti di mia competenza, quindi faglie e cose del genere. Allora, cerco di dare delle risposte semplici. Allora, qualcuno può assicurare che non ci sarà un terremoto a seguito della sovrappressione? Allora, non siamo noi i tecnici competenti, c'è una commissione di valutazione di impatto ambientale che ha già firmato questo. Quindi questa risposta c'è già. È una commissione del Ministero dell'Ambiente. Quindi questa, a questa risposta c'è già. Professor Doglioni si esprime sulla faglia di Mirandola, non sulla faglia di Minerbio. Quindi stiamo parlando di un'altra cosa. A proposito della faglia di Mirandola, che è stato detto soprattutto del Pleistocene inferiore, come le ha classificate Ispra? Non l'ho classificata io, non posso rispondere a nome di Ispra. Nella carta sismotettonica della regione la faglia di Mirandola era messa attiva già nel 2004. Quindi documenti ci sono, vanno letti tutti, non vanno letti solamente quelli che fanno comodo. Poi dico, con Ispra ci siederemo intorno a un tavolo e miglioreremo il livello informativo. Appunto, il mio presidente faceva delle affermazioni relativamente a un altro sito. Cioè, tra l'altro poi noi qua abbiamo parlato del discorso di microsismicità in un'area di stoccaggio gas. Tra l'altro lo stoccaggio gas è il caso meno frequente, come ho accennato, in realtà dove c'è microsismicità è dove si fa fracking, in Italia si fa fracking, dove si fa attività geotermica, dove ci sono correlazioni con livelli di variazioni nelle dighe, ma diciamo correlate con lo stoccaggio gas, e diciamo non ci sono evidenze di correlazione in Italia nette tra sismicità e stoccaggio gas. Il presidente si riferiva appunto, come diceva prima Luca Martelli, a Milano. Ma è mezzanotte e mezzo, darei la parola a Paola Gazzolo, che è stata qui, è stata con noi tutta la sera, ci ha dato una mano in questi mesi, è stato un pilastro nel poter avere finalmente, cioè per poter avere le linee guida del nostro territorio. Credo sia giusto che adesso lei possa concludere questa serata. Grazie, uso questo. E scusate se non ho sentito gli ultimi interventi, mi scuso col signore, perché mi avevano appena informato che c'era stata una scossa di terremoto nel Ravennate, al largo del Ravennate, 4-6 di magnitudo, 25 km di profondità. E stavo verificando, non è la prima scossa, non sarà l'ultima di quelle che capiteranno in Emilia Romagna, e credo che il tema del rischio sismico sia un tema molto serio e che questa regione sta prendendo con grande serietà. Io come assessore alla protezione civile, certo oggi anche assessore all'ambiente, ho avuto l'onere, l'onore di, mettiamola come volete, insomma un amministratore deve fare il suo dovere quando appunto riveste un ruolo, di seguire il terremoto dell'Emilia. E da lì io credo si possa riallacciare in parte anche la dichiarazione del presidente dell'INGV Doglioni, forse, ma glielo chiederemo per conferma, visto che con l'INGV c'è un rapporto, non solo, ci terrei a dire, è uno degli enti dal punto di vista sismico fra i migliori in Europa. Lo dico perché ogni tanto è anche bello dirsi che cosa vuol dire avere certi enti e che cosa vuol dire nel nostro paese, non solo in Emilia Romagna, ma nel nostro paese, investire sulla conoscenza. Allora, io seguo il terremoto dell'Emilia. Che cosa è successo col terremoto dell'Emilia? Perché se non si inquadra quello che è successo allora, non si capisce neanche perché siamo arrivati alle linee guida sulle attività, in questo caso, che interessano lo stoccaggio di gas di Minerbio. E nella 2012, dopo il 2012, a cavallo, a ridosso delle scosse del 20 e del 29 maggio, in particolare nel Modenese, era area del sisma, della seconda scossa, epicentro della seconda scossa, la prima era nella Ferrarese, quella del 20 maggio, era nata nella nostra comunità una grandissima preoccupazione, un po' come, vabbè, più in piccolo, cioè qui a Minerbio, ma sono legittime paure. E addirittura dopo una scossa importante, profonda, considerate che le due scosse di terremoto dell'Emilia, Emilia, Lombardia, Veneto,
avevano portato con sé 30 vittime, poco meno, ma poi complessivamente il bilancio è stato di 30 vittime e 13 miliardi di danni. Tanta gente aveva perso tutto, i suoi ricordi, in alcuni casi anche i suoi ricordi, perché non poteva neanche, in alcuni casi ha potuto recuperare alcune delle cose importanti che magari erano il frutto, no, di generazioni di storie, quando non aveva perso un amico caro, un parente, no, quando non era successo così. Certo, numeri molto più piccoli di quelli del terremoto del centro Italia, ma capite bene che sono numeri molto importanti quando si parla della prima soglia di accettabilità del rischio, che è quella della tutela della vita umana. Dopo ci stanno i beni, dopo ci sta tutto il resto, ma sicuramente quello della tutela della vita umana è la priorità assoluta. Noi che cosa? Era dato nel modenese, cerco di andare un po' più veloce, perché poi devo vedere come, devo sentire gli amministratori, e era nata la paura che su una concessione in particolare nel modenese sulla a Rivara fosse stata data un'autorizzazione. Premetto, la regione non ha competenze dirette, le regioni sulle attività di terra, minerali di terra, rilasciano dei pareri, fanno delle valutazioni e sulla terra hanno la possibilità di rilasciare delle intese con il governo. Sul mare assolutamente non hanno nessun tipo di competenza, se non quello che noi facciamo, rilasciando alcuni pareri o valutando esattamente il merito tecnico delle proposte, delle istanze che vengono avanti a livello ministeriale. Per questo, fra l'altro, la regione si è dotata di un servizio geologico sismico, secondo me, di grande qualità, e voglio ringraziare anche Severi Martelli per essere qui, di grande qualità, perché è evidente che fai fatica a rilasciare delle istanze, delle valutazioni, se non ti doti, no, anche di professionalità, di studi che fra l'altro ci stanno portando anche sempre di più ad affinare la cartografia del rischio, ci aiutano e aiutano l'intera regione, fra l'altro, anche a migliorare le sue politiche. Allora nasce questa preoccupazione, la regione aveva sempre negato l'intesa su Rivara, sempre, perché la considerava un'attività particolarmente invasiva. Non era attività di fracking, perché in Italia è vietato fare fracking, però era un'attività che alla fine arrivava nell'acquifero profondo. Adesso poi loro mi possono smentire, io parlo in modo più semplice, se non è perfetto tecnicamente mi giustificherete, ma bisogna anche capirsi, no? Non è sempre facile, insomma, capisco anche a volte la loro difficoltà nel voler dare correttamente l'informazione, che poi chiaramente però deve stare corretta dentro anche la terminologia, ed è giusto anche diffondere un po' di terminologia, ma io non lo faccio in questo momento. E praticamente, quindi, per noi abbiamo sempre negato qualunque forma di intesa, perché secondo noi l'intervento era rischioso, e poi era proprio sopra la faglia, no? Una faglia attiva, e questo l'aveva, se andate a vedere le carte di allora, era scritto nei pareri, nelle valutazioni. Nonostante questo, però, pur avendo negato l'intesa, pur non essendo partito nulla, perché non è mai partito niente di Rivara, perché l'ostruzionismo che noi stavamo facendo era dettato da delle basi molto serie, no? di merito, in realtà però era nato, siccome la preoccupazione, il dibattito era aperto prima del terremoto, in tanti si era consolidata l'idea che ci fosse stato invece dell'attività nascosta, segreta, di notte. Lasciate stare che non si può fare niente di nascosto, segreto, di notte in questo settore, però la paura era reale. Allora io credo che un'amministrazione non possa non tener conto, come noi abbiamo fatto, esattamente di quella dimensione di paura legittima, soprattutto dopo una scossa così importante, che aveva anche ferito profondamente non solo
nelle ferite fisiche del terremoto, no? Sugli edifici, sui comuni, sulle piazze, sulle case, sulle fabbriche, ma aveva ferito anche dentro profondamente le nostre comunità. Allora da lì, per questo era stato chiesto al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, allora, per chi si ricorda, era stata istituita la DICOMAC, che è la Direzione Comando e Controllo, che si istituisce d'intesa con il Dipartimento Nazionale, in questo caso con la Regione Emilia-Romagna, sui grandi eventi, e dove la Regione quindi non fa più da sola, ma può contare anche sul Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e concorda una direzione importante, forte, dove può spendere il massimo delle sue competenze e delle conoscenze nazionali e regionali. Avevamo istituito quindi la DICOMAC, avevamo chiesto al Capo Dipartimento, l'aveva chiesto l'allora Presidente Errani, di istituire una commissione dei massimi esperti internazionali. Non li avevamo scelti noi, avevamo detto scegliamo i massimi esperti internazionali perché sappiamo benissimo che nel mondo ci sono delle attività, ci sono dei terremoti che vengono indotti dall'attività dell'uomo. Il fracking è una di queste tecniche che spesso e volentieri ha portato esattamente nel mondo, non in Italia perché non solo è vietato, ma non abbiamo neanche le rocce che potrebbero consentire di fare fracking, che hanno portato quindi terremoti importanti e gravi nel mondo. È stata istituita la Commissione Internazionale, è stata denominata IPESE, l'acronimo, ha redatto, eravamo lì a fine 2012, se non ricordo male, l'istituzione della DICOMA, della Commissione IPESE. La Commissione IPESE che cosa produce? Produce uno studio importante dove dice, va ovviamente a verificare la correlazione tra il terremoto e tutte le attività minerarie presenti all'interno dell'area ferita dal terremoto, e dice, le esclude tutte, esclude qualunque forma di correlazione, Minervio è escluso, addirittura c'era dentro anche la geotermia di Casaglia, anche se non c'entra con le attività minerarie, no? Siamo in un altro settore da questo punto di vista, esclude tutto, e però alla fine chiude dicendo che non può confermare o escludere, lo diceva prima il titolare della Renner, non può né confermare ma neanche escludere, quindi non ci dice niente, cioè ci dà un indizio, dove dice che l'attività, ci possa essere stata un terremoto innescato, un innesco, secondo la differenza che è stata spiegata prima, no? Cioè, innescato vuol dire che c'è un'attività sismica che però si sarebbe magari prodotta molto più avanti, che viene anticipata dall'attività dell'uomo, che ci potesse essere un innesco guardando in particolare l'attività all'interno della concessione Mirandola del sito Cavone, si chiama così, concessione Mirandola a Novi di Modena, che è un sito di estrazione di petrolio, quindi in questo caso di olio in esaurimento ormai, un giacimento in esaurimento, e soprattutto legandolo, qui sono ancora meno tecnica, legandolo appunto all'attività di reiniezione che viene fatta quando viene estratto il petrolio, viene rieniettata dell'acqua per colmare esattamente ciò che togli lo rimette, insomma, e lì l'indizio era, a noi sembrava tecnicamente poco sostenibile, vi dico la verità, però non bisogna mai essere autoreferenziali, quindi se anche tecnicamente noi l'avevamo visto poco sostenibile, perché era una sequenza statistica che sostanzialmente diceva che questa attività di rieniezione dell'acqua avrebbe dovuto avere una pressione così importante da arrivare sostanzialmente alla faglia a 20 km di distanza, e quindi capite il valore di quella che doveva essere una pressione così importante da arrivare fino da poter fare un tragitto così lungo e poi dar corso a questa attività. In ogni caso, il rapporto che diceva questo indizio, non c'è niente di peggio per un'amministrazione, tu ti aspetti un rapporto che ti dice sì, no,
o ti dice cosa devi fare, no? Stiamo parlando dei grandi studi internazionali, e invece ti lascia un indizio che devi verificare. E poi diceva, si consiglia in ogni caso di studiare sistemi a semaforo, si consiglia di implementare i monitoraggi, insomma dava una serie di consigli e indicazioni utili. Noi fra l'altro, c'ha ragione il sindaco quando lo diceva, già prima il servizio geologico sismico ragionavamo di come fare a rafforzare la capacità di monitoraggio di tutta la rete, no? Di tutti i siti presenti in Emilia Romagna. Quindi per noi era già uno dei punti oggetto di grande interesse, perché è chiaro che il monitoraggio nelle diverse forme in cui tu lo attivi è il primo elemento che ti consente A, di sviluppare conoscenza, e B, di fare prevenzione, perché i dati che tu sviluppi monitorando costantemente le diverse attività ti consentono di essere utilizzati anche in una chiave di maggior conoscenza e di maggior prevenzione. Quindi già lo volevamo fare. Che cosa abbiamo deciso, letto rapporto Chiese? Ah, che dovevamo risolvere l'indizio. Non si può lasciare, come si fa, andare dai cittadini e dire guardate c'è un indizio che non si conferma né si smentisce. E che cosa rispondiamo noi dei cittadini? Diciamo non si conferma, non si smentisce. Adesso siamo in Emilia Romagna, non è che siamo in parti del mondo dove insomma magari no, non c'è così attenzione alla conoscenza. Quindi abbiamo anche lì, sempre d'intesa col Ministero dello Sviluppo Economico in questo caso, e devo dire che l'INGV ci ha poi validato la metodologia, perché è importante anche avere dei dati validati. Abbiamo quindi perfezionato gli studi con in trasparenza, ci tengo a dire questo, perché la seconda fase l'abbiamo attivata noi con il Ministero dello Sviluppo Economico, mettendo in chiaro tutte le attività che venivano fatte di studio, come, dove, quando, i loro risultati su un sito che tutti i cittadini potevano seguire e valutare, con ovviamente delle relazioni che mettevamo. Abbiamo quindi poi alla fine validato il metodo, i dati, quindi l'indizio, alla fine gli studi hanno escluso ogni forma di correlazione, come pensavamo, però non potevamo essere autoreferenziali in quei casi hai bisogno che la comunità scientifica ti aiuti, no, nel condividere dei dati che sono di fondamentale importanza per le comunità. E abbiamo chiesto al Ministero, anzi abbiamo sospeso tutto, non so se vi ricordate, siamo stati l'unica regione in Italia, credo, ad essersi assunta la responsabilità di sospendere qualunque tipo di procedimento in atto, che fosse un parere, che fosse un'intesa, tutto abbiamo fermato, perché subordinandolo a due condizioni. In quel caso abbiamo usato il rapporto Chiese come evidenza per applicare il principio di precauzione che l'Europa ci consente di applicare a fronte di evidenze motivate. Quindi avevamo il rapporto Chiese, abbiamo sospeso tutto, credo che non l'abbia mai fatto nessuno prima di noi, condizionandolo a due risultati. A, che l'indizio, la soluzione dell'indizio chiaramente fosse favorevole, no? Doveva essere esclusa ogni forma di correlazione, e B, che ci fossero esattamente questo potenziamento dei monitoraggi e queste linee guida che guardano appunto alla subsidenza, alla microsismicità, alle pressioni di poro, che ci consentissero di affinare davvero, io penso di potenziare, oltre ai monitoraggi già in essere, rispetto a quello che avete detto anche stasera, che poi approfondiremo, anche rispetto ad ARPA e anche alla parte ambientale, non solo la parte, come dire, di sicurezza più stretta legata alla sismicità, alla geologia, ma oltre a tutti i controlli che sono già in essere, noi consideravamo queste linee guida di fondamentale importanza per poter garantire alle nostre comunità più sicurezza da tutti i punti di vista, ma sicuramente un livello ancora più elevato di attenzione e di sicurezza.
Lo dico perché io mi occupo di ambiente, di sicurezza del territorio, mi occupo dei rischi, non è che mi occupo delle autorizzazioni in senso stretto, io mi occupo di tutto quello che viene prima. E anche stasera, l'idea che c'era stasera era proprio quella, prima ancora di parlare della sovrappressione, cioè separiamo i due temi, no? Cioè la parte tecnica, di merito, scientifica, e poi c'è la parte politica. Cosa pensa un'istituzione, un'amministrazione? Come vuole operare un'istituzione, una giunta, per le sue responsabilità? Ma prima ancora c'è la parte di merito legata appunto ai rischi e alla conoscenza. Allora, io penso, e stasera avevo anche un po' questo valore, così come devo dire ringrazio anche l'associazione, perché così come tutti i cittadini che sono qui, che immagino abbiano partecipato prima con l'amministrazione nel primo percorso, adesso con questa bella sala, certo, di cui una parte è preoccupata, ma io credo insomma legittimamente preoccupata, perché parliamo di materia comunque difficile, complessa, per me è veramente importante poter portare, per esempio, in un consesso come questo. Io penso che per decidere su qualunque cosa sia di fondamentale importanza avere dei momenti reali di partecipazione, di dialogo, di confronto, in cui davvero si può provare a raccontare di come si può fare, cosa sta facendo un'amministrazione, perché lo fa e dove effettivamente noi vogliamo andare. La Regione Emilia-Romagna, tra l'altro, nel merito della, come vi dicevo, non ha competenze e non vuole esercitare nessuna forma di intesa, ve lo dico prima, nel senso che abbiamo in più occasioni già personalmente, non tanto io, soprattutto anche la mia collega Costi, che si occupa di questo, chiesto di capire che cosa ha intenzione di fare il governo, perché poi al di là dell'intesa, le intese non sono, sono neanche vincolanti, nel senso che poi è ognuno ha le sue competenze. Però se avete visto, quello che ha fatto la Regione Emilia-Romagna è condividere con l'amministrazione di Minervio, con l'associazione, insomma con chi è interessato, perché questo è il punto di base, esattamente un percorso di confronto che io ritengo stasera abbiamo in parte insomma avviato. Mi sembra di capire che al di là insomma di qualche presa di posizione politica più estemporanea o comunque più diciamo ortodossa, nel senso che c'è chi dice no, c'è chi dice sì, per presa di posizione, mi sembrava di capire stasera, poi magari ho capito solo una parte, ma al di là adesso delle posizioni precostituite, credo che stasera sia stato un ultimo momento per almeno mettere a fuoco due o tre cose. Poi uno può rimanere contrario, ma io credo che il tema sia, io per esempio come assessore all'ambiente, ma l'amministrazione regionale, come tra l'altro le amministrazioni locali, stiamo lavorando, è evidente, no? Su tutta la sfida del cambiamento climatico, su come porti a compimento il piano energetico, su come vai verso le rinnovabili, è evidente insomma che c'è un percorso che la Regione Emilia-Romagna, addirittura abbiamo siglato la piattaforma Under 2Mu a livello nazionale, ma questo è secondo me la condivisione di come noi vediamo il nostro futuro, il futuro del pianeta, come lo vediamo collegato al futuro del pianeta e come noi costruiamo delle politiche che guardano come dire, sempre di più alle rinnovabili. È evidente che però qui stiamo, penso che questo insomma sia un altro tema che può essere di interesse anche di questa platea, ma è evidente che l'obiettivo di stasera era veramente quello di provare, mettiamo un attimo, cioè cominciamo, c'è un'esigenza di conoscenza, proviamo a condividerla e a farla diventare di tutti, non solo della regione e del comune
con l'associazione, ma facciamola diventare una discussione di restituzione di tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi a tutta la cittadinanza, a chi la vuole fare, anche per chiarirci sul linguaggio, perché capite bene che anche sulla faglia capace o non capace, capace a me avevano sempre detto che era una terminologia ormai superata, ma perché ormai noi si dice attiva o non attiva, però capite bene che fa la differenza se sull'idea di faglia capace di fatto ci si concentra, no? Tanta parte dei dubbi, delle preoccupazioni delle persone, è evidente che io credo che stasera si sia chiarito esattamente che una faglia che ferma da 650.000 anni probabilmente ha dei rischi molto remoti che si possa in qualche modo riattivare domani mattina, no? Mi sembra, così come è evidente, non lo so, adesso non si può mai sapere, come dire, la sicurezza 100% non esiste per qualunque cosa noi facciamo, questo l'ho imparato anch'io, però è evidente che ci sono almeno una faglia, la certezza che una faglia di 650.000 anni è ferma da 650.000 anni, non sono pochissimi 650.000 anni, così come, se avete visto, Minervio è sicuramente per tanti aspetti in condizioni sismiche migliori rispetto a altre parti della nostra regione, credo che stasera si sia capito con abbastanza chiarezza, così come io credo, io spero si sia capito che l'attività di monitoraggio sia un'attività che porta l'Italia, grazie a queste linee guida, in Europa. Non lo dico perché poi parleremo anche degli aspetti ambientali, perché è molto importante, ma di sicuro con questi monitoraggi noi siamo, che poi sono stati presi e portati anche sulle attività a mare, grazie tra l'altro a un accordo che noi abbiamo siglato con il Ministero dello Sviluppo Economico, dove ci siamo ripresi un po' di sovranità, poca, ma anche sulle attività di mare, dove era completamente escluso anche un nostro parere fondamentalmente, ma anche lì ci portano ad essere fra il paese dove le attività minerarie dell'oil and gas sono le più monitorate d'Europa. Questo non ho nessun dubbio a dirlo, perché anche su è esattamente uno dei risultati che volevamo e che abbiamo ottenuto. Ora, io penso questo e chiudo, che mi auguro, non lo so, mi auguro che l'attività di questa sera sia stata utile e compresa. Penso che, se sarà anche volontà dell'amministrazione comunale, penso che sia corretto anche rispondere alle ulteriori sollecitazioni, perché in ogni caso, come diceva il sindaco, sono importanti e la regione metterà a disposizione ovviamente quanto ha già fatto oggi col servizio geologico sismico, con ARPAE, chiederemo anche a Doglioni, però come vi dicevo, quando Doglioni parla, fece quella dichiarazione, adesso io non ho davanti virgolettato, lo chiederemo a lui, ma ricordo benissimo che di fatto si stava ragionando di Mirandola, dell'Ichese, dell'Indizio, e si stava ragionando della sovrappressione legandolo esattamente a quel percorso di 20 km, no? Che avrebbe dovuto fare la pressione della reiniezione, che di fatto, finito lo studio, si vide che dopo 500 metri sostanzialmente perdeva di efficacia ed effetto. Lo dico perché anche questo fu un risultato secondo me importante e significativo. Io sono contenta che qui a Minervio si riparli di questi temi, perché per esempio del rapporto Ichese, delle non so quante assemblee, io mi ricordo che nel periodo del terremoto un anno intero di assemblee per raccontare il rapporto Ichese, per spiegare ai cittadini che cosa c'era scritto, per spiegare che cosa si stava facendo. Poi nel tempo io credo che si perda anche un po' traccia, no? Di quanto avviene,
ma credo che, pur essendo stato anche Minervio coinvolto dal risentimento del terremoto, perché non è la prima volta, io a Minervio sono venuta per inaugurare l'intervento al comune, sono venuta quando abbiamo fatto l'iniziativa con la protezione civile di ringraziamento, se non ricordo male, cioè sono venuta a siglare quel protocollo, che è un protocollo che appunto garantiva questo. Se vi ricordate, il tema era più sicurezza, più ambiente, cioè più sicurezza ambientale, più sicurezza sostanzialmente per le comunità, derivato da un accordo dove noi abbiamo fatto una scelta importante siglandolo col Ministero dello Sviluppo Economico, che è che le attività, qualunque istanza, noi la porteremo avanti sempre nella massima condivisione con i comuni, sempre, nulla sulla testa dei comuni che rappresentano i cittadini, nella massima trasparenza delle conoscenze e nella massima partecipazione, anche attraverso i comuni delle comunità. Io penso che queste tre condizioni garantiscano, se le esercitiamo bene, perché la materia è complicata, l'associazione ha fatto tantissime domande, se ricordo bene eravamo partiti da un evento, un incendio di... Sì, negli anni Ottanta, ma a partire da lì, nel dialogo e nel confronto, però io credo che davvero queste siano delle grandi opportunità, perché se vogliamo fare un servizio vero ai nostri cittadini e vogliamo fare un servizio a noi stessi, io penso che le scelte, qualunque buona scelta politica, si debba basare su un fondamento serio di conoscenza e di scientificità, guardando esattamente a quegli obiettivi che dicevo prima e nei modi e nelle forme che abbiamo condiviso e sottoscritto anche quando siamo venuti a Minervio col Ministero dello Sviluppo Economico. Io penso che è giusto che chiediamo al Ministero dello Sviluppo Economico, che ci ho anche provato, chiediamo conto di che quello che vuol fare. La stessa regione tecnicamente, devo dire che il parere tecnico stasera l'avete sentito, dava conto della sovrappressione rispetto alle analisi di quanto era stato già applicato e verificato nella prima sperimentazione. 107 non è mai stata fatta, non è mai arrivata la sovrappressione a 107, infatti anche tecnicamente la regione non ha mai dato, neanche tecnicamente aveva le basi per dire di arrivare a 107, ma aveva tecnicamente detto che doveva essere riferibile al massimo a quanto era già stato verificato. Però in ogni caso io penso che un conto è, come dire, io mi chiedo solo questo, di considerare che tecnicamente e scientificamente il lavoro che il servizio fa quotidianamente, l'avete sentito stasera, è secondo me una delle attività più qualificate interne alla regione. Allora separiamo e condividiamo gli aspetti di merito tecnico, perché è questo che secondo me correttamente bisogna fare. Poi altra cosa è ragionare insieme di come appunto, no? Se ciò che lo Stato chiede all'Emilia Romagna, perché ci sono una serie di opportunità, di risorse del sottosuolo importanti per l'intero paese, se davvero di queste scelte ci dobbiamo far carico o non ce ne dobbiamo far carico. Ma questo però è un altro tema da quello che stasera stiamo provando a costruire insieme, che è davvero un po' di scientificità nelle risposte su cui noi dobbiamo fondare quello che vi ho detto prima, cioè esattamente l'orizzonte su cui stiamo provando a costruire delle politiche ambientali, io penso estremamente importanti. Quindi io vi ringrazio i sopravvissuti di questa fino a quest'ora, perché l'orario è molto tardo, e credo che davvero se su queste basi
avremo modo di rivederci con ovviamente il sindaco, di proseguire, anzi grazie all'ascolto di stasera, esattamente nell'indirizzo che qui che voi volete portare avanti. Grazie. Bene, grazie per la parola. Io vi immaginavo che sarebbe stata lunga, ma non pensavo così tanto lunga. Che dire, nel ringraziarvi per la vostra presenza, essere rimasti qui fino all'ultimo, non posso non chiudere ricordando i tre punti fondamentali della serata, che sono: numero uno, abbiamo acclarato che sotto i piedi di Minervio non esiste nessuna faglia sismogenetica. Numero due, abbiamo capito che il famoso meccanismo a semaforo non è un meccanismo che preveda chissà quali eventi sismici, ma l'esatto contrario, un meccanismo a tutela dei cittadini. E in terzo luogo, è stata emessa una valutazione di impatto ambientale che aveva un parere contrario, è stata indicata come una grande vulnerabilità di questa, chi ha espresso il parere contrario, seppur solo telefonicamente, informalmente, mi ha spiegato che le ragioni di questo non sono di contrarietà prioristica all'intervento, ma di richiesta di un maggior controllo, di una maggior vigilanza e di un maggior monitoraggio, che in parte, non esattamente come lui chiede, ma in parte sono esattamente quelli che stiamo facendo. Questi risultati, perlomeno come esito della serata, ce li dobbiamo portare a casa. Poi ciascuno resta naturalmente libero delle proprie convinzioni, delle proprie opinioni o delle proprie paure, ma almeno questi dati tecnico-scientifici non possiamo continuare ad ignorarli e fare finta di niente. Quindi perdonatemi se domani continuo a vedere qualcuno che parla di faglia sismica, fin qui inizia, voglio dire, finisce il limite del dialogo, inizia un po' quello della malafede, perché stasera abbiamo capito come stanno le cose. Grazie ancora a tutti, soprattutto per la pazienza di essere rimasti fino a quest'ora. Sì, che tanto.